Prego, allora cominciamo pure, prego, assessore. Allora, osservazione numero 260. Si tratta, di un fabbricato a destinazione artigianale che è stato inserito in zona agricola E2. Chiedono di poter, classificare in modo diverso l'area, inserendo l'edificio in una previsione di edifici specializzati con funzioni non agricole, che ovviamente questo gli darebbe modo di avere qualche possibilità in più di ampliamento e di rifunzionalizzazione. L'istruttoria è di non accoglimento perché l'ufficio ritiene che le caratteristiche della zona siano correttamente inquadrate nelle due, che sono le aree prevalentemente agricole, No, ma mentre scusate, perché avete iniziato la commissione che io non c'ero? Io voglio capire perché. No, io non c'ero, sono entrato ora e come mai la commissione è iniziata? Avevate detto di aspettare che c'era Graziano, sono andato di là e poi l'avete iniziata. Scusa, eh. ricollegato. Scusa No, ho Riccardo, è capito, ricollegato. mi sono assentato perché hai detto aspettavamo Graziano e ho cominciato la commissione e poi non c'è neanche il numero legale. Cioè, non ho Con capito te io, c'è scusa. il Con numero me ci legale, sono, ma non io non abbiamo, c'ero. Arrivo ora, scusa, eh. non abbiamo cominciato nessuna trattazione. Questa è No, la prima senta, io sento osservazione. l'assessore che parla. È la prima osservazione, la Ho prima capito, ma osservazione. non va bene, ragazzi. Ora, finché si scherza. Cioè, prima Va mi dici, bene, insomma. aspettiamo Graziano, io mi assento, torno e vado e ti trovo la commissione iniziale. Te sei collegato da prima di me, Ma Riccardo, c'entro anche nel io, tuo chiamo interesse. all'appello per vedere chi c'è o non c'è. Va Scusami, allora bene. inizia Simone, perché io non ho capito niente. Credevo che tu fossi collegato. Comunque Ho si può capito, ma allora ricominciare. chiamami. Se senti che non ci sono, non si inizia, no? Ora, va bene, Pazienza. ora Io sono sempre riniziamo. puntualissimo. Ritardato sempre, se uno non ci Ora sono più, riniziamo. nuovamente. Io, Maria, ragazzi, Riniziamo anche nell'interesse di Graziano che è pazienza. collegato. Riccardo, No, non sei è collegato. cominciato ora, nell'equivoco che tu fossi collegato, tutto lì. Allora, Allora, che ricomincio. osservazione siamo? No, non si è cominciato, stavo illustrando la prima, è l'osservazione numero 260. 60? Ok, grazie. 260. Pagina 17 del registro, se vi corrispondono le pagine alle mie. Allora, dicevo che questa osservazione fa riferimento a un fabbricato a destinazione artigianale, nella zona del Giardo di Capezzano Pianove. L'osservante chiede sostanzialmente di inquadrare il fabbricato nella categoria edifici specializzati con funzioni non agricole, perché in questo momento invece il fabbricato è inserito in zona agricola E2. L'istruttoria dell'ufficio è di non accoglimento perché, ad avviso dell'ufficio, diciamo così, le caratteristiche morfotipologiche della zona sono coerenti con la classificazione di, diciamo, area agricola che è stata data. Qual è la differenza, ovviamente? La differenza è che in tutti e due i casi si può intervenire sull'esistente, evidentemente nelle zone 2 gli interventi di ampliamento di una funzione non agricola sono interventi inferiori rispetto a quelli che si possono fare negli edifici specializzati. Perché la logica è che se un'area è prevalentemente agricola, diciamo, il mantenimento di funzioni non agricole può essere, diciamo così, no, garantito, ma nei limiti in cui poi, no, sia compatibile, diciamo, con la qualità ambientale, paesaggistica dei luoghi. Quindi la valutazione dell'ufficio è che la norma che consente interventi, ma più prudente, sia quella corretta. Quindi si tratta quindi di andare a vedere insomma, la zona e valutare, insomma. L'ho fatta un po' più lunga perché forse è la prima osservazione di questa natura che ci capita.
Scusate, vi ho affiancato, siccome l'osservazione non ha riportato neanche una foto, vi ho riportato la schedatura dell'RU attuale, se volete vedere com'è l'edificio. È questo qui l'edificio. È questo dove ho il mouse io. Sì. Che si vede neanche nella foto. Scusami, Riccardo? È quello che si vede anche qui nella foto Sì, comunque. è quello lì. Si trova lì, lui chiederebbe il Mi cambio. aggiornate sul numero, scusami Riccardo, sul numero dell'osservazione mi aggiornate? La 260, Michela. Dicevo, io ripeto il concetto, non è che nella zona E2 non si possono fare interventi, si possono fare interventi sull'esistente. È che se uno classifica, diciamo così, un edificio come edificio specializzato con funzioni non agricole, questi interventi sono molto maggiori dal punto di vista volumetrico. Ma volevo E capire bene, Simone. quindi vi do solo i criteri di riferimento. Il tema è quando è che c'è una, diciamo, caratteristica dei luoghi che si prestano ad uno sviluppo, chiamiamolo artigianale industriale, quando è invece che la caratteristica dei luoghi si presta meno, che allora te dai delle possibilità all'attività, no? Di mantenersi nel tempo, ma non le incentivi più di tanto, no? Nel senso che ovviamente, diciamo, in un mondo ideale, la cosa più bella sarebbe che le attività artigianali, no, potessero piano piano confluire in una zona che è quella artigianale. Questo è il tema, ecco, volevo semplicemente darvi le coordinate di riferimento, Ma va bene? io volevo chiedere una cosa, qual è il terreno che lui chiederebbe il cambio? Questo qui della foto, se ho capito bene, vero Antonella? Questo è l'edificio, è questo qui Sì. davanti. Sì, è questo con, aspetta, guardiamo le particelle, che ve lo dico subito, quale ha menzionato, Forse nell'osservazione Antonella ci ha messo una planimetria. Dopo si Aspetta, vediamo anche tramite Google. allora questa è l'osservazione, va bene? Ecco, questa è la ritinatura che lui chiede, vedete? Eccola qui. Ma io onestamente lì non ci vedrei nulla di male. Se proprio ora io pensavo fosse il terreno a fianco, che lui c'è a fianco, invece è lì dietro. Quello a fianco anch'io avrei detto no, sicuramente, ma questo qui davanti non lo so, valutiamolo bene. E dici questo, Riccardo? No, 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 tutto questo. No, pensavo quello dove c'è la striscia blu fino alla striscia blu, capito? Dicevo, Ah, là non ha ok. senso, là non ha No, lui senso. ti Qua sa. un certo senso lo può anche avere, non lo so, però Manola, valutiamo. chiedo una cosa all'Antonella e una cosa alla Manola. La cosa che chiede alla Manola è se ci puoi magari, Manola, ricapitolare intanto guardando la norma, no? Che cosa possono fare gli edifici produttivi in zona E2 e che cosa invece possono fare in zona, cioè se sono classificati come edifici specializzati con funzioni non agricole, ok? Così almeno sappiamo bene qual è la differenza. Ti guardo un E l'altra attimo la cosa che norma chiedo perché a mente non all'Antonella, viene. se ci possiamo andare con l'omino fin dove ci si può arrivare per dare un'occhiata all'intorno, va bene? Giusto. No, non ci vai. Qual è il terreno da qui che No, lui chiede? purtroppo non mi ci va l'omino, Simone. Aspetta, Ok. aspetta, aspetta. No, 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 aspetta, forse me l'ha preso, aspetta. Ecco. Nel frattempo che l'Antonella illustra la Eccomi qua. situazione, vorrei ricordare alla Commissione che nel raggio, non nella distanza, nel raggio di 100 metri lì ci sono almeno quattro attività artigianali, quattro aziende di attività artigianali. E laggiù vediamo una della quale abbiamo approvato parzialmente, sembra la scheda norma, c'è una scheda norma laggiù, quindi per incentivare l'ampliamento. Ritengo che le stesse possibilità, essendo un'attività in essere e che lavora, vengano date più o meno distribuite equamente a tutti. Lì c'è un marmista, c'è una impresa edile e ci sono due falegnamerie, distanze 100 metri una dall'altra. È chiaro che una è il
tre volte l'altra, però è sempre un'attività artigianale che occupa delle persone. Quindi dico, ampliare l'attività in un contesto dove, ripeto, che nel raggio di 100 metri ce n'è 4 ben più grandi. Questa è la mia considerazione. Ma quelle non hanno osservato, Alberto, forse gli occorreva. Cioè, non è che non può ampliare. Allora, Manola, ci dici qual è la Io sto differenza tra guardando la i due? norma, ora chiaramente, ma per edifici sparsi o isolati di recente formazione, con destinazione industriale, artigianale, come desumo sia quella lì a vedere la foto, commerciale all'ingrosso, depositi. Possano fare superamento per l'architettonica, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia conservativa, ricostruttiva, addizioni volumetriche realizzate mediante ampliamento volumetrico esterno alla sagoma dell'edificio, fino a un incremento della superficie coperta o in alternativa superficie edificabile edificata non superiore al 20% di quella esistente per ogni unità immobiliare con altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa unità immobiliare. Questa è la disciplina, scusa Dove Manola, questa è la disciplina delle due. è la disciplina, no, questo è l'articolo 47, manufatti, edifici, spazio isolati di recente formazione. Nelle due che c'è scritto? Nelle due ci stavo andando a vedere, lo guardo, eh. Va Quindi controllata anche. l'ampliamento lo può fare, aspetta però, non ho terminato. Eh Le sì, prima suddette di addizioni riguardare le due, cosa volumetriche deve. sono realizzabili contestualmente in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal PO. Vabbè, ok. Ora ti vado a vedere per le due. E due. Comprende, qui parla la costruzione dei nuovi manufatti. Allora, magari il punto è questo: in coerenza con quanto disciplinato, le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono residenziali, turistico-ricettiva, direzionale di servizio, agricola e funzioni connesse ai sensi di legge. Forse è questo il punto. Il mutamento di destinazione d'uso di unità immobiliari esistenti a destinazione industriale, artigianale o commerciale all'ingrosso nella destinazione d'uso residenziale è invece ammesso in assenza e o qualora non siano realizzate le addizioni volumetriche, però abbiamo Vabbè, ma corretto con questo la no, norma, aventi per oggetto richiede di poter ampliare l'attività, non è che le superiori. Sì. da No, ma aspetta, queste possono ampliare anche per fare il cambio d'uso ad eccezione della sopraelevazione. volte. Ma non ha un problema di cambio d'uso l'osservante. Non lo so, L'osservante. appunto, ma io ho detto, noi infatti anche nell'istruttoria abbiamo detto che gli interventi che questa persona richiede li può già fare. Sì, Noi Manola, abbiamo fatto. però ci devi Io non ho dire anche. capito bene questa Scusate, procedura. aspetta Riccardo, poi provo a fare una sintesi io. Però Manola ci devi anche dire, invece, se fosse classificato edificio specializzato con funzioni non agricole, che cosa potrebbe fare? Così almeno sappiamo qual è la differenza, se no non possiamo avere. Allora, abbiamo ristrutturazione edilizia ricostruttiva, addizioni volumetriche, ampliamento non superiore al 30%, è stato cambiato, e da realizzarsi mediante la previa approvazione di un progetto unitario convenzionato riferito all'intera partizione spaziale. Quindi la differenza mi pare di capire, te Manola intanto controlla mentre io parlo, la differenza è un 10% in più o Ah in meno, no, nel senso aspetta, che. c'è un altro punto, perché per questa categoria di edifici, cioè per gli edifici specializzati con funzioni non agricole, non è ammesso il mutamento di destinazione d'uso secondo quanto disposto al precedente, qui c'è un errore, guarda, l'ho visto ora, al precedente e al successivo, Sì, no, ma guarda dico qui. rispetto alla Quindi richiesta
osservante. mutamento per la prima casa. Rispetto alla richiesta dell'osservante, che è quella di poter ampliare la propria attività, la differenza fra l'una e l'altra classificazione è del 10% in più o in meno, nel senso che se viene mantenuto in E2 può fare il 20% di addizione volumetrica. Se invece viene inserito in edifici specializzati con funzioni non agricole, gli viene dato il 30%. Perché? Perché questa classificazione normalmente corrisponde, correggimi se sbaglio, Manola, a un tessuto, diciamo, che il comune ha valutato essere, anche dal punto di vista del contesto, no? Più adatto allo sviluppo di certe attività. E quindi vi ricordate anche quando se ne ragionò dal punto di vista delle norme generali, si decise di dare una premialità, cioè nelle aree più propriamente artigianali industriali si è detto diamo un'ulteriore premialità. Quindi io dico questo, siccome questa è un'area agricola, onestamente, non credo si possa dire che è un'area industriale. Nel momento in cui il 20% di ampliamento gli viene dato, mi sembrerebbe che la richiesta del cittadino, che tra l'altro non credo, almeno nella sintesi, non è che formulava una misura precisa, no? In realtà mi sembrerebbe che l'abbiamo accolta, cioè è uno di quei casi in cui forse Manola, ora salvo vedere l'osservazione e vedere esattamente cosa aveva chiesto, però forse è uno di quei casi in cui Anche, ce lo uno metto dei perché tanto come al solito l'ufficio sbaglia sempre le sintesi. Antonella, Dimmi. che dici? Parlavo con Stefano, scusatemi, avevo lasciato il microfono acceso, scusatemi. È uno di quei casi in cui forse, al di là che formalmente non sarebbe accolta, no? Perché non cambia diciamo così, l'indicazione cartografica, cioè viene mantenuta ferma l'indicazione cartografica. Forse uno però potrebbe indicare al cittadino che in realtà la norma gliele dà già le possibilità di Ma è ampliamento, stato no? indicato, c'è cioè nell'istruttoria Simone, guarda, per quanto è l'ultime Ah, quattro righe. ok, scusa, hai ragione, ok. Non so però se è non accolta, capito Manola? Perché in realtà andrebbe visto cosa chiede lui. Ecco, ce l'abbiamo davanti. L'osservazione nasce dal fatto che il fabbricato di destinazione artigianale che ospita già da svariati anni l'attività di laboratorio è stato inserito in una cartografia in zona agricola E2, a dispetto della presenza del capannone e della relativa risere che ospita un'attività. L'impresa è proprietaria anche dell'appezzamento di terreno a fianco che potrebbe permettere l'ampliamento dell'attività o l'utilizzo della risere come zona di stoccaggio dei materiali necessari. Si chiede di inserire quest'area in edifici specializzati con funzioni non agricole. No, vabbè, allora la richiesta è molto precisa, quindi formalmente non accolta nell'istruttoria dell'ufficio, però giustamente l'ufficio ha segnalato che in realtà l'ampliamento cioè è fattibile. Qui non è che è stata Simone, indicata una misura dell'ampliamento. Questo è il quadro. no, ma Sì. perdonami Simone, la richiesta è su due punti. Va bene l'ampliamento o 20 o 30 ci siamo, ma è sulla lo stoccaggio, sulla un'attività si fatta in un contesto così. Può utilizzare la risete per stoccare il materiale? Questo è la domanda. Credo di sì, non vedrai difficoltà, no? Manola, che dici? Eh sì, nei limiti della risede come è indicata a livello generale. La risede non è tutta la sua proprietà, mi sembra che sia 30 metri in area agricola, ora non me lo ricordo a mente, è quella lì. Però da questo punto di vista gli si fa peggio a dargli l'edificio specializzato con funzioni non agricole, nel senso che dopo davvero che la risede è limitata al bollino, o dico una cosa sbagliata. Tra l'altro, attenzione perché se si perimetra la rete, cioè in questo modo qui c'è la rete giro giro di 30 metri. Se noi glielo definiamo un perimetro, cioè magari lo definiamo su un lato, ma non sull'altro. Insomma, si rischia di farne un danno, eh? Scusate, perché si rischia di farne un danno se noi gli destiniamo l'area da zona agricola E2 a quello che chiede? Perché Riccardo, lui, mi
non ci dice di quanto ampiamente sia tutta l'area, lì dentro ci potrà lavorare. Scusa, Riccardo, ti spiegavo perché si rischia di fargli un danno, perché lui non ci indica quant'è l'ampliamento di cui ha bisogno, no? Quindi potrebbe anche darsi che l'ampliamento di cui ha bisogno sia soddisfatto dalla classificazione che gli è stata data. La classificazione che gli è stata data ha il vantaggio che l'area sede è geometrica, no? È 30 metri intorno all'edificio. Se invece noi accogliamo l'osservazione, dobbiamo individuare con i criteri che ormai conosci, perché è ormai diversi mesi che ma ci lavoriamo. Ma siamo sicuri che quel terreno che chiede fa parte della sede o è fuori? Ma parla di ampliamento, quindi vuol dire che è attaccato al capannone, no? Capito? Sì, che ma voglio... se fosse un'altra particella? Non credo, l'Antonella ci ha fatto vedere subito il manufatto. Antonella, si sta parlando del manufatto, no? Scusatemi, che volevate vedere? No, dicevo, le particelle che lui indica sono quelle del manufatto. Sì, ve le faccio vedere, aspetta, ve le faccio vedere. L'ha indicate lui nell'osservazione, la 700 e la 646. Sì, lui ha bisogno di fare un ampliamento attaccato, dai, al capannone esistente, dai, questo è chiaro. Mi sembra abbastanza chiaro. Lui indica anche la 700, scusa. Non fa parte del 700 della risede. No, ma la risede in questo momento è siccome lui è in territorio rurale e non c'è un disegno come nel territorio urbano, Riccardo, nel territorio rurale. La risede è 30 metri. 700? Certamente. La risede è 30. Ora, non so quanti metri ci sono lì, ma occhio direi che ci sono, no? È chiaro che deve essere tua di proprietà, no? Ma se è tua supera il limite della particella catastale. Nel territorio rurale, ve lo ricordo, per insomma a memoria di tutti, nel territorio rurale la risede è un raggio di 30 metri giro giro all'edificio. Quindi a occhio mi sembra che la 700 ci rientri nel raggio, o mi sbaglio? Alberto, te che sei, e Jacopo, voi che siete tecnici. C'è mio 30 metri dalla cantonata, al confine della particella. Io vi suggerisco di mantenere ferma l'istruttoria dell'ufficio, mi sembra che soddisfi la richiesta alla fine. Simone, no, dicevo, ma se gli andava bene la classificazione che gli era stata data e non faceva l'osservazione, hai capito? Si vede qualcosa, perché ha fatto l'osservazione, c'è che non gli va bene. E poi un'altra cosa, indica anche le ditte vicine che diceva Alberto, lui le indica come in zona non agricola. Ti dice, ci sono altre ditte vicine che hanno invece la zona, la stessa classificazione che vorrebbe avere lui, dice, tenete conto anche di questo. Io credo che non ci sia grandi problemi a dargli quello che chiede, se è per l'attività. Hanno sempre detto da svolarle l'attività, sinceramente. Io non penso ci siano. Poi controlliamo anche le ditte vicine. Lui le indica come zona non agricola. Guarda sulla cosa, leggi l'osservazione che ha fatto. No, ma io vi sto semplicemente dicendo che l'ampliamento lo può fare. Lui non specifica di quanto ampliamento ha bisogno, quindi noi non lo sappiamo, no? E questo è il problema, perché se l'aveva indicato ne eravamo più consapevoli. Quindi o il professionista si è sbagliato, oppure il professionista non si è sbagliato e vuole un ampliamento maggiore, no? Quindi noi non lo sappiamo. Come dici te, Michela, bisogna stare all'osservazione. Lui è molto preciso nell'osservazione, chiede la, insomma, una destinazione molto precisa. Valutate voi. Io mi limito a dire come assessore, ma la commissione è libera di esprimere il proprio parere, che onestamente l'istruttore dell'ufficio è corretta nel dire che quella è un'area prevalentemente agricola. Io me la sento di dire che non è un'area prevalentemente agricola. È un'area prevalentemente agricola dove ci sono alcune attività che possono fare interventi di ampliamento, cioè, e non sono uguali alle attività che sono in una zona industriale artigianale. È tutto lì. Però fate voi. Alla commissione, per mettere a conoscenza. Un attimo, la zona agricola è anche più avanti, dove c'è quell'altro che già indicava e che però non hanno... però sono state inserite negli edifici specializzati con funzionamento. È questa la questione, Riccardo. Noi gli edifici inseriti come edifici specializzati con funzioni non agricole sono specificatamente perimetrati nelle cartografie del piano operativo
sono edifici che hanno delle caratteristiche solide di attività produttiva. Questo è il classico capannoncino, che ce ne sono migliaia all'interno del comune di Camaiore. Quelli invece appositamente individuati sono quelle che presentavano delle caratteristiche di complesso, diciamo, non di un singolo capannoncino, capito? Ma di un complesso produttivo. E quindi sono stati individuati specificatamente. Secondo noi non è un problema che è dentro o è fuori l'area agricola, è le caratteristiche che ha questo edificio, che nel caso particolare non ha le caratteristiche, diciamo, degli edifici specializzati non agricoli, semplicemente questo. Allora, lui Manola con questo edificio qui, lui ci fa fatturato, ci pagherà le tasse con questo edificio qui, lo vorrà migliorare, voglio dire, lavora come lavorano gli altri, Però, capito? Michela, non, Non basta che gli cambiamo. lo fa migliorare, Michela, eh. Cioè, Fa il l'importante è che lo 20% di fanno, ampliamento, non è che non può fare niente. Ma a parte l'ampliamento, ma lui vuole il terreno per lo stoccaggio. Ma lo può fare, lo può fare. Rispettare l'ordine di prenotazione, Alberto. No, ma c'è nel microfono perché sennò vorrei che ti dia la parola. Grazie, grazie Presidente. Sì, invito anche gli altri consiglieri per un ordine e una pulizia della conversazione di iscriversi nella chat. A beneficio di tutta la commissione, sulla scorta di questo confronto, io ritengo che, visto che avvalorando che i confronti sono sempre costruttivi come questo, che l'ufficio non gli ha fatto un torto non accogliendo le osservazioni in questa misura qua. Se è vero come è vero che la risiede in ambito agricolo è 30 metri, consideriamo che lui nella partizione spaziale più ampia ha 21 metri, quindi tutta la risiede ricadrebbe come uso piazzale. Problema 1 risolto, perché quello che ha chiesto gliel'abbiamo dato. Problema 2, l'ampliamento. È vero che mantenendo questa classificazione avrà un ampliamento del 20 metri quadri, del 20% del legittimo in luogo dei 30 richiesto. Però ha un ulteriore vantaggio se viene mantenuta in questa classificazione, il cambio di destinazione d'uso in residenziale, cosa che non avrebbe se sostanzialmente gli fosse accordato quello che lui chiede. Quindi il danno all'attività non gli viene fatto assolutamente. Anzi, dirò di più e chiudo, che se viene individuata una partizione spaziale, ancorché incoerente con la zona, perché lì chiaramente è una zona agricola, non è una zona artigianale, no? Diversamente avrebbe dovuto chiedere una scheda norma, la risede sarebbe solamente quella di pertinenza catastalmente individuata, ovvero la 646, andando a ridurre di molto le potenzialità di poter sfruttare l'area. Questo è lo stato dell'arte. Tutto il resto sono ipotesi. Io vi dico concettualmente, da professionista, se dovessi intervenire, quali sono le diversificazioni delle categorie di intervento. Presidente, posso dire una cosa che la Commissione deve avere molto chiaro, una cosa velocissima, prima che parlino gli altri commissari, in modo che questo punto sia chiaro, perché è un punto che attiene, diciamo così, all'impostazione del piano, ok? Perché in questi casi è ammesso il cambio d'uso e non invece negli edifici specializzati? Perché in prospettiva, no? Tu dovresti favorire delle forme di ricollocazione di queste attività. Ok? Allora, la logica è: io ti faccio ampliare, ti faccio ristrutturare, ti faccio mantenere, quindi non ti metto in condizioni di lavorare, ma se a un certo punto il tuo sviluppo è tale per cui hai bisogno di qualcosa di più importante, come dire, ti aiuto a ricollocarti, attenzione a questo passaggio, ti aiuto a ricollocarti perché ti consento di riconvertire quell'attività ad un uso che può essere anche residenziale, senza ampliamento, ma quel che c'è può essere residenziale. E quello ti può dare anche un elemento, no, di rendita o di valore che ti aiuta a investire. Allora, io vi dico che mi sono trovato, no? Nei ricevimenti che faccio al pubblico, situazioni così,
dove io gli dicevo: attenzione, però, la classificazione che vi abbiamo dato è una classificazione che vi consente il cambio d'uso. Quindi pensateci, perché potreste anche, no, fare il cambio d'uso, mettere, diciamo, a profitto questo tipo di operazione e investire il risultato, no, in una nuova ricollocazione dell'attività. Ecco, vi dico che quando ho fatto presente queste cose, nella maggior parte dei casi è successo quello che ha detto Alberto, cioè, capito bene il meccanismo, le persone non si sono, come dire, non hanno insistito. Quindi attenzione, perché questo è un piano nuovo, i professionisti ovviamente, come tutti quanti, hanno fatto fatica a masticarlo fino in fondo, no? E la logica qual è? La logica è che in quel contesto lì è giusto che quell'attività possa continuare a lavorare, ma è anche giusto dargli l'opportunità di ricollocarsi, perché non siamo alle bocchette, perché è vero che quello che dice la Manola, cioè si è guardata alle caratteristiche degli edifici, non alla zona, ma è chiaro che le caratteristiche degli edifici spesso dipendono anche dalla zona, perché questo tipo di situazioni con questi manufatti, diciamo, che non hanno quelle caratteristiche di cui parlava Manola, li trovi nelle aree agricole, no? Mentre nelle aree industriali trovi delle aziende che hanno maggiore consistenza dal punto di vista, no, delle caratteristiche produttive. Quindi attenzione, ecco, perché si rischia di fargli un torto a questo cittadino, perché se ha bisogno di un ampliamento lo può fare, se ha bisogno di una risede lo può fare. La differenza è il 10%. E noi rischiamo che per volergli dare il 10% in più, invece lo priviamo di una possibilità di cambio d'uso che magari invece un domani lui potrebbe mettere in gioco per dire: investo ancora di più sulla mia attività altrove. Non so se è chiaro il ragionamento, era quello che in parte faceva Alberto, che io ho cercato di integrare se ci sono riuscito. Quindi a voi la parola, però la logica del piano è questa, ok? Aiutare la ricollocazione delle aziende, lasciarle, dargli margini, no, di riqualificazione, ma anche dargli possibilità di ricollocazione. Io è da un po' che lo sostengo che se uno stiamo attenti si fa un torto, quindi sono d'accordo. Ma io non sono d'accordo in questo senso, perché lui ha fatto una richiesta specifica, lui la casa lì già ce l'ha e quindi vuole accanto alla propria casa un ampliamento della propria attività. Tutto quello che voi dite è tutto giusto, però, cioè, è un frutto di un vostro ragionamento, non è frutto del ragionamento di lui che ha fatto l'osservazione. Se lui ha fatto un'osservazione chiedendo un cambio, non è che l'ha fatta perché voi o noi capiamo il nuovo piano operativo e gli altri no. L'ha fatta perché riteneva giusta farlo. Quindi, secondo il mio punto di vista, io non lo so se gli si farà un torto o no. Non so nemmeno se sia bello quello che dici te, perché al cambio ha la possibilità di cambiare, di destinare in residenziale e lì ci viene un agglomerato di case. Io so che questa attività esiste da decenni, lui chiede un ampliamento in quell'area e perché non glielo devo concedere se lui me lo chiede, visto che esistono già altre realtà in quell'area? Io ho tutto lì. Cioè, poi tutti questi ragionamenti, siamo sicuri che si fa un torto? Non c'entra niente. Io devo rispondere a quello che mi chiede l'osservante. L'osservante mi chiede una cosa, tutto l'altro è fuffa, nel senso che praticamente lui chiede una cosa, poi lascia perdere se nelle due si possa fare la trasformazione o meno. Lui l'avrà valutata, lui vuole un ampliamento lì dove già ha la casa. Capisco perché non gli si possa dare lì. Cioè, perché volete portare avanti il vostro ragionamento di non darglielo perché sbaglia a chiederglielo lì? Non capisco queste cose. Se No, lui l'ha chiesto lì, ci sono anche lo delle capisco. considerazioni ambientali che ti ha Posso fatto finire? la nonna. Cosa? Ci sono delle considerazioni ambientali e tipologiche sul fabbricato in aggiunta No, ma ho capito. Se questa è la logica della ricollocazione, l'avevate a togliere anche a tutte le altre attività lì, allora quella funzione che hanno di edifici specializzati con funzioni non agricole, le si mettevamo nei due e tutti potevano trasposare. Ma scusa Riccardo, non ti voglio interrompere, però forse c'è un equivoco. La Manola ti ha detto che tutte le volte che loro hanno trovato attività di quelle caratteristiche, Ho le hanno capito. classificate così. Capito cosa ti sta dicendo la Manola? Alberto non ti ha detto che Ma ho ci sono capito quello che mi ha altre detto Alberto. attenzione, no, perché c'è un equivoco. Alberto non ti ha detto che ci sono, può darci ci siano, ma non è quello che ha detto lui.
che ci sono lì dintorno degli edifici specializzati, cioè classificati così. Alberto si è limitato a dire un'altra cosa. Alberto ha detto ci sono attività produttive in quella zona. E la Valala ci ha spiegato che a seconda delle caratteristiche sono classificate in un modo piuttosto che in un altro. Quindi l'ufficio ci sta dicendo, quando io ho trovato quei manufatti lì, li ho classificati in un modo che non è Ma l'ho quello che capito chiede. bene, Simone, l'ho capito bene. Tutto qua. No, ho capito bene, non dico mica che ha sbagliato l'ufficio. Ha fatto bene. Io dico solo una cosa, che se lui ci chiede una cosa, io, visto che lì esistono già altri edifici con quelle funzioni non agricole, io non vedo perché non li si debba dare. Per tutto il resto, sono tutto, sì, può fare tutto, però lui lo chiede lì. Va bene, gli altri commissari, Michele e Graziano, perché io e Alberto ci siamo espressi, Riccardo anche. Ma io, ascoltami, la penso un po' come Riccardo, ve l'avevo già detto, perché voglio dire, lui chiede una certa cosa, noi pensiamo di, abbiamo interpretato quello che poi lui vuole nel ragionamento che ha fatto Simone. Ben fatto, per carità, ho capito perfettamente il ragionamento. Ora, ditemi solo una cosa, la differenza è solo dei 10 metri se rimane come ora e quindi nella resede che dice lui può fare lo stoccaggio di questi materiali? È questo che volevo sapere. Se è solo nei 10 metri dell'ampliamento, va Sì, bene. no 10 metri, Michela, il Ah, il 10%. 10%, scusami, sì, il Però la 10%. differenza è quella, sì, la Manola ce È l'ha solo detto. quella, quindi il resto lo può fare Simone, lo stoccaggio, mettersi lì, non lo so, quello che vuol fare per la sua attività. Quello che ha chiesto lo può fare. Lui ha chiesto due cose, ampliamento e stoccaggio. Lo stoccaggio sicuramente lo può fare nella sede. L'ampliamento, come hai detto tu, lo può fare nei limiti del 20% e non del 30%. Quindi lui, diciamo, se non viene classificato come ha chiesto, perde il 10% di ampliamento e ha, diciamo, di contro la possibilità del cambio d'uso. È vero quello che dice Riccardo, lui è stato molto preciso nella richiesta. Il dubbio nasce dal fatto che non ha indicato quanto ampliamento gli serve, no? E quindi non sappiamo bene se poi alla fine il 20% gli basti o no. Si può presumere di no se uno ritiene, no, che si debba guardare alla richiesta finale, però non lo possiamo sapere con certezza. È vero quello che dice Riccardo, la richiesta è precisa, tant'è che l'istruttoria è di non accoglimento. L'ufficio ci ha spiegato, Michela, che in tutti questi casi, quando ci sono realtà di questo tipo, sono state classificate così. E quindi l'ufficio giustamente si fa in qualche modo, no? Tutore di un elemento di coerenza della classificazione, ecco, che non gli impedisce di ampliare l'attività. Niente, tutto qua. Mi sembra, Presidente, che i termini del dibattito siano chiari. Sentiamo Graziano. Io sento Graziano e poi dopo per il resto i pareri sono convenuti. Oh, ma io sono entrato in ritardo e non ho seguito bene tutto, quindi sto fermo io. Allora, Presidente, direi che questa è fra quelle dove gli approfondimenti istruttori li abbiamo esauriti e casomai c'è da Grazie. segnarci che ci potrebbe essere un'articolazione nel voto, cioè Sì. sicuramente ci sarà, ecco, almeno quella di Riccardo ci sarà. Teniamo quella, c'è un'articolazione. È così, bene. Ok, allora, osservazione 261. Allora, scusami Simone, ascoltami, ora, questa osservazione è sì, è uguale a quelle che ancora ci manca la modifica cartografica. Se volete, ve la illustriamo come abbiamo fatto con altre osservazioni, se no aspettiamo che ho Allora, se siamo in condizioni come altre volte di discuterla, la discutiamo. Poi se ci sono Ok, problemi, nella va bene, discussione va bene. si parla. Allora, è un'osservazione articolata. Dove mi pare di capire che. Il cittadino proponga da un lato l'ampliamento della zona RBA nell'area, diciamo, di riferimento, dall'altro lato la correzione di
diciamo, della qualificazione da P4 a P2. Mi pare di capire che il parziale accoglimento, che è l'istruttore dell'ufficio, dipenda dal fatto che è stata accolta la correzione dell'errore da P4 a P2, cose che ormai conosciamo bene, mentre probabilmente, da quel che capisco, non è stato ritenuto che l'area potesse essere inserita nella zona RPA, che è un nucleo rurale. Ho capito bene? No, 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 No. no. Allora spiegate, Ascolta, dice a voi. abbiamo esteso la cartografia anche all'area oggetto di un intervento in corso di costruzione, che è in quell'area che vi fa vedere l'Antonella. In quel rosso lì c'è un fabbricato in costruzione che chiaramente non risulta perché la base cartografica non è aggiornata. Ora non mi ricordo se l'abbiamo accolta in tutto o in parte, Ok, sinceramente. allora quindi abbiamo modificato da P4 a P2 Sì, come tutte le altre e poi osservazioni. effettivamente mi era sfuggito, c'è scritto, vedete nell'istruttoria, nel prendere atto degli elementi conoscitivi e delle problematiche di natura propositiva evidenziate dall'osservazione, si propone di modificare la cartografia. Quindi abbiamo inserito, diciamo, nell'RBA, il contrario insomma di quello che ho detto io, mi Sì. scuso, abbiamo inserito nell'RBA questa Quell'area. zona perché è stata verificata, come ci spiegava l'ufficio, che c'è già una costruzione in corso, se ho capito bene. Sì, Ok. E allora non è che mentre ci sia molto da dire su quello. non è stata accolta l'ultima richiesta di inserire una viabilità che è quella che vedete tratteggiata, inserirla come strada esistente. Perché essendo un'area agricola, tra l'altro nella perimetrazione dell'area protette fluviali, richiederebbe una variante al piano strutturale e la verifica anche del Ma poi scusate, risiamo lì col conto, la strada o esiste o non esiste. Se esiste ed è legittimata, nessuno gliela leva. Se non infatti. esiste, è chiaro che in area agricola una strada Sì, non la puoi infatti. realizzare. No, lo dico perché magari Manola riflettici, Ecco, perché la vedete, risposta, siccome vedete. ti parla di viabilità esistente, se ho capito bene, giusto? Sì, ma in realtà, come vedi su Google, quello che vediamo noi è una pista agricola e non è una viabilità. Qual è l'area? Ah, ho capito. Va bene, dai, io non ho. Comunque, il concetto è facile. Se la strada esiste, esiste e nessuno gliela toglie. Se non esiste, non esiste. Ecco, tutto No, ma qua. fermati lì, voglio vedere qual è l'area. Ah, scusate. Volevo farvi vedere la costruzione questa. Ecco, Volevo vedere la costruzione che ho fatto. E infatti, quella andavo lì con sede l'omino, è vicenda. andavo lì. Aspettate, eh. Ma Antonella, Riccardo vuol vedere la costruzione. Queste però sono Sì. No. foto di ottobre 2020. Se è una costruzione partita dopo, non si vede la No, no, costruzione. si vede, aspettate un attimo, aspettate un secondo, perché l'abbiamo vista anche noi su Google Map quando abbiamo fatto. Ah, La vedete? Ecco la gru, la vedete? Ora più di così non ce la faccio. ok. Ah, ok, va bene. La vediamo. È come se la vediamo. Ok. Vabbè, quindi si è preso atto giustamente che lì c'è un fabbricato in corso di Quindi costruzione. riepiloghiamo quello che l'unica cosa che non gli abbiamo accolto è la strada. Sì. Sì, che poi non gli abbiamo accolto, ripeto, perché non bisogna creare equivoci. Siccome lui parla di strada esistente, se la strada esiste non gli si toglie nulla. Se la strada non esiste, non esiste, ok? Lo dico perché Allora se non non esiste è segmento di equivoco su questo. se Poi la non esiste. Manola dice: non lo so se esiste perché noi dall'alto vediamo un accesso, diciamo, non vediamo proprio una strada. Vabbè, ma allora se non esiste, non esiste. Mi Ma spiego? allora ha Cioè, accolto l'osservazione, no? eh? Allora l'osservazione è No, accolta. perché lui No! chiedeva
di inserirla come viabilità esistente. Secondo noi non c'è. Ma secondo voi Manolo l'avete verificato? No, noi non facciamo mai le verifiche per ogni osservazione, magari sono anche, voglio dire, anche la strada sotto magari è abusiva, che ne so, io non so nulla, non andiamo a vedere la Però regia. ripeto il concetto perché forse non è chiaro. Se la strada esiste, va bene, che sia rappresentata nel piano o non sia rappresentata nel piano non cambia niente. E quindi Aspetta, l'ufficio questa esiste verifica non la fa. legittimata, Se eh? lui Esiste. invece chiede di inserirla, ok, parliamoci chiaro, perché se esiste l'osservazione serve a poco, va bene? Allora, se invece lui chiede di inserirla, è chiaro che l'ufficio ti dice io non la posso inserire perché siamo in territorio agricolo e non posso inserirci una strada, ok? Quindi non ci giriamo intorno perché poi i professionisti le sanno le cose, eh? Non è che non le sanno. Quindi, se la strada esiste, nulla quaestio, come dicevano i latini, non c'è problema. Se la strada non esiste, non gliela possiamo inserire perché il piano strutturale ce lo impedisce, ok? Ma nella pratica l'ha fatto presente, visto che ha fatto presente che è esistente, ha allegato qualcosa per dimostrare che la strada c'è? Non credo, non era pronto a Se leggi farlo. l'osservazione, al punto 3 dice: si chiede la prosecuzione della strada bianca esistente, di fatto già naturalmente compiuta dall'uso negli anni. La strada non ha altra natura dei luoghi, rappresenterebbe opera urbanizzazione primaria necessaria per il nuovo fabbricato residenziale e le sue pertinenze, autorizzati col PDC e cita il PDC del fabbricato. Quindi Scusate, per ma noi questo è un non falso problema, cioè non so più come, tra l'altro non la prima volta che si trova una situazione di questo tipo, per cui la richiesta dell'osservante è contenuta in sé nella natura di quella strada lì. Se Tra c'è, l'altro, scusate, io vi voglio far presente questo. Se quello lì è un fabbricato esistente perché c'ha il titolo edilizio rilasciato prima dell'approvazione del piano, seguitemi il ragionamento, eh. Quindi se quando noi approveremo il piano quell'edificio c'è, ok? Lui c'ha una risiede, e nella risiede può fare gli interventi pertinenziali. Negli interventi pertinenziali, ovviamente c'è anche l'accesso alla casa, ma nei limiti della risiede, ok? Quindi non vorrei che poi alla fine si discutesse del nulla, perché mentre una strada nel piano non ci può essere inserita, un accesso interno ad una pertinenza si può fare, ovviamente, no? Non è che il piano impedisce a una casa di averci il vialetto d'ingresso, se ci sarà la casa, no? Cioè se la casa sarà costruita, era in corso di costruzione al 2020, probabilmente sarà esistente quando approviamo il piano. Mi sono spiegato? Io penso non ci siano Ti sei altri elementi da spiegato? Ma io dover voglio vedere sulla cartina qual è l'area questa qui, aggiungere. È marrone. questa, ma Riccardo, questo terreno qui agricolo. E lui diceva la prosecuzione di questa piccola strada dove c'è il verde o Sì, questa di qua? lo vedi che c'è già una traccia a terra, come posso dire? Lo vedi che finisce l'asfalto, ma si intuisce. Sì. Allora, questa cosa non è possibile, almeno che quest'area qui non sia la risiede di una casa, e allora nella risiede di una casa il vialetto d'accesso ce lo puoi fare, ci mancherebbe altro. Abbiamo visto che c'è un fabbricato in costruzione, ora non sappiamo, no, a che punto sono i lavori, ma se dovesse risultare ai sensi del piano un fabbricato esistente, lui potrà fare l'accesso a casa, anche perché non è che gli puoi impedire di andare a casa, no, a una persona. Mi spiego? Va bene? Quello che non mi torna, Simone, è che cambierebbe la risposta dell'ufficio, perché la risposta dell'ufficio è parzialmente accolta per via di questa strada. Ma se dice l'ufficio, non facciamo accertamenti per vedere se è esistente o no. Ma visto che lui ci dice che è esistente e che ne chiede la prosecuzione, perché l'ufficio non gliela ha accolta? Perché Cioè, non se può, non fa accertamenti. perché l'ufficio non può disegnare la prosecuzione della strada, non può perché siamo nel territorio agricolo e nel territorio agricolo non si possono prolungare le strade, Michela, le strade, seguimi nel ragionamento. Sì, però mi L'accesso dicevi che.
l'accesso alla casa dentro la resede è un'altra cosa, non è una strada, no? Una strada. Però te mi dicevi, se tanto è esistente questa strada, ce la può fare lo stesso. Se è esistente, sì, ma abbiamo capito che è esistente forse per un pezzo, perché lui chiede la prosecuzione di quell'esistente, capito? No, ma è lì il punto. Io, è quello lui che dice, non mi io ho una strada, la vedi, quella asfaltata, esistente, sì, va bene? Poi dice, la vorrei proseguire, e si intuisce che fa riferimento a questo spellicciamento che vedi marroncino, va bene? Me la disegnate sul piano? E l'ufficio dice no, non te la possiamo disegnare sul piano perché le strade nuove in area agricola non si possono fare, almeno di non modificare il piano strutturale con tutta una procedura molto complessa, ok? Allora, detto questo, che è proprio indiscutibile, cioè la politica non ha spazi perché la richiesta è inammissibile, non è che la stiamo bocciando del merito, è proprio inammissibile, non si può per legge. Detto questo, io dicevo, siccome lui sta costruendo un fabbricato, se quando approveremo il piano quel fabbricato lì sarà considerato esistente perché lui lavori la chiusi, no? Lui potrà fare nella resede l'accesso alla casa, ok? E quindi probabilmente il problema lo risolve in un altro modo, forse. In ogni caso noi non possiamo per legge nel territorio agricolo metterci a disegnare delle strade, capito Michela qual è il discorso? Va bene. Mi sembra ok. Tutto. Allora, osservazione 262. Allora, siamo in via del Paduletto a Capezzano. Siamo di fronte ad una richiesta che è quella di includere un appezzamento di terreno dentro l'area B2, evidentemente ritenendo che sia una pertinenza di qualche edificio o che vi sia già un edificio. Non, diciamo, io da qui non riesco a capirlo, ma ora tanto la vediamo. L'istruttore di accoglimento. Vediamo. Arriva, eh. Eccomi, scusatemi, ho avuto un'esigenza. Che osservazione? Arrivate alla prossima osservazione? Sì, la 262. Ok. Va bene, quindi mi si è levato il terreno. Okay. Vabbè, allora, come vedete c'è un rettangolo che viene inserito nel territorio urbanizzato. A questo punto, diciamo, siccome io almeno dalla sintesi non lo capisco, immagino sia la resede di un fabbricato, mi rivolgo all'ufficio. Ah, io voglio capire, no? Così non gli si fa un danno. Ma viene escluso, ce lo chiedono loro. Ho capito, Jacopo, ascolta, però quando dico una cosa, non sono scemo, quando dico una, lo so che ce lo chiedono loro. Facendo il tuo ragionamento di prima, non è che gli si fa un danno ad escluderlo, quindi non gliela dobbiamo accogliere. È il ragionamento inverso a quello che facevi prima. No, io non facevo questo ragionamento qui, io dicevo. Che no, perché i ragionamenti si fanno sempre una misura. Leggi l'osservazione. Valutiamo l'osservazione. Riccardo, scusa. Abbiate pazienza, sono stato io poco chiaro nello spiegarla. Leggi l'osservazione. Sì, ha ragione Jacopo. Scusate, sono stato io poco chiaro nello spiegarla. Ora è la seconda volta, quindi cerco di non sbagliare la terza poi. Mi chiedo scusa. Allora lui dice, lo dice chiaramente, guarda l'osservazione Riccardo, lui dice io quest'area la coltivo, non la voglio, non voglio che sia classificata B2, cioè perché io non ho nessuna volontà, ci dice, di usarla a fini edificatori. Non ci vuol pagare le tasse Riccardo, non ci vuol pagare le tasse di un'area edificabile perché coltiva l'aria. Ho capito, Simone, no, non l'hai sbagliato l'illustrazione, l'hai detta giusta. No, solo no.
volevo far capire il ragionamento che può essere fatto uguale a quello prima in maniera inversa, chiuso, punto. No, qui è molto chiaro però, devo dire, almeno per... ho capito, ma può aver sbagliato, Sì, ho Come può capito aver perché... sbagliato? Ma Ma benissimo, scusa. Simone, l'ho capito bene il senso, io l'ho capita bene. Vabbè, basta che abbiamo chiaro il senso, dai, Presidente, poi... Oh. Vabbè, io sono d'accordo con l'istruttore dell'ufficio, prova. Sì, ci mancherebbe altro, ti chiede di Ma non usarla. dell'ufficio, con richiedente l'osservante, con quello che richiede l'osservante. È di conseguenza, visto che è Conseguenza, sì. accaduto. Va bene, osservazione 263. Allora... Allora, ci dice che l'immobile è un immobile classificato 1, che una porzione dell'immobile non è, diciamo, rappresentata. Quindi, se capisco bene, chiedono di inserire la pertinenza del fabbricato dentro la classificazione che c'è, cioè nel rosso, eh? Ma è cartografica, questa è di classificazione. È cartografica, vedi Riccardo, è già classificato 1. Guarda la differenza fra... hanno spostato la linea di confine, Chiede vedi? 2. No, Sì. guarda bene. Allora, vedi che c'è, vedi la riga di confine che c'è fra l'1 e il 2 nell'immagine in alto che l'ha adottato, lo vedi? Lui dice semplicemente, la mia risiede si spinge più in profondità, capito? Non c'è nemmeno un'incidenza sul territorio, vedi, esterno. È semplicemente un problema di confine fra l'edificio che è nel 2 e l'edificio che è nell'1. Ok? Questa è, insomma, non c'è nulla Sì, da ho dire. capito, ho capito. Poi, osservazione 265. Qui si dice che il fabbricato di proprietà fa parte delle zone B. E che ci sarebbe una errata divisione fra la zona B e la zona A. Quindi si chiede che l'intero fabbricato e la sua area di pertinenza siano ricomprese nella zona B3, spostando la linea di divisione fra l'area B3 e l'area A3. Anche qui vedete una situazione molto simile a quella di prima, no? Cioè il fabbricato che è in B3 ti dice, guardate, la mia area di risiede si spinge più in profondità rispetto all'edificio che è segnato con 2, quindi restringete, ma proprio leggermente, vedete di poco, restringete, spostate leggermente questa linea per ricomprendere tutta la risiede nel fabbricato B3. Vedete, anche qui si lavora nel territorio urbanizzato, non ci sono questioni, diciamo, di sconfinamento. Ok? Un problema di... Non ho capito, Esatta lo definizione di chiede, confine, scusa. Lo eh? chiede il B3? Chiede il B3, esatto. Chi mi Va bene? chiede di allargare la risiede, sì, ho capito. Sì, ma perché è stata inserita erroneamente nell'edificio 2, capito? Sì, ok. Poi, osservazione. Simone, scusa, questa fattispecie qui, per esempio, è una fattispecie da errore materiale. Questa sarebbe stata da errore materiale, esattamente. Questa è proprio da errore materiale, sì. Queste sono cose che si potrebbero correggere un domani, no? Con la procedura delle... Sì, è chiaro, perché qui è proprio l'esatta definizione dei confini fra due abitazioni, no? Cioè, è un discorso cartografico, lo spostamento è minimo, no? Allora, scusate, siamo all'osservazione... 266. Perfetto. Allora, l'area è stata inserita nella zona D2 e ci sono due capannoni a destinazione artigianale. Però dice, insomma, nella zona negli anni si sono sviluppate numerosi fabbricati residenziali. Insomma, si chiede che questo tessuto indicato come D2, cioè produttivo dall'ufficio, sia inserito invece in una zona a prevalenza residenziale. L'istruttore è di non accoglimento perché
le caratteristiche morfotipologiche contenute nel PS portano a dire che quella è una zona, diciamo così, classificata correttamente in D2. Vedete. Io voglio dire una cosa qui, no? Se, qui siamo in un'area agricola anche qui, no? Come agricola? No, Non siamo è in un'area ancora agricola. Siamo in urbanizzato qui, Riccardo. Sì, voglio dire, no? Qui l'attività è funzionante o è un'attività dismessa? Non si guardano queste Ho cose, Riccardo. capito, si guardano, però io le guardo perché se fosse un'attività dismessa, secondo il mio punto di vista, non ha senso, ma andiamola a vedere lì, non ha senso Dismessa, mantenere. magari la puoi riattivare tra un mese, cioè non Capito. mica il fatto che sia dismessa Ma no, non se è abbia dismessa più. da poco, no, ma se è dismessa da anni, ha senso tenere dei ruderi in un'area o è Allora meglio? bisognerebbe fare le verifiche per tutte le aree che abbiamo Ho capito, ma classificato, io se secondo fossero me, più prima di opportune. dire no, andrebbe fatta una verifica, perché in questa maniera qui non gli si dà più la possibilità. Nell'altra maniera, invece, se fosse un'area dismessa da anni, si dà la possibilità di riqualificare un'area. Cioè, è una mia impressione, magari sbagliata, ecco, la butto lì, ragioniamo, non dico Però che. scusate, io lo dico alla Commissione perché non ci siano, diciamo, elementi di fraintendimento. Allora, il ragionamento che noi dobbiamo fare è questo: è se le caratteristiche dell'area sono da D2 o da B. Perché ve lo dico? Perché l'ufficio dice: io ho dei morfotipi, è un nome brutto, ma è così, che l'ho inseriti nel PIT e nel piano strutturale, cioè sì, nel PIT e nel piano strutturale, no? Cioè, quando ricorrono certe caratteristiche, io devo classificare in un modo. Ok? Dice l'ufficio, a mio giudizio, questo oggetto ha le caratteristiche da D2. Ok? Quindi, ha ragione la Manuela, noi non possiamo vedere se è aperta o chiusa l'attività, perché magari domani apre o nel frattempo è aperta. Cioè, noi dobbiamo guardare le caratteristiche e Non ho detto capire che è se aperta o chiusa, se è un'area no, e capire dismessa. se le caratteristiche, Riccardo, sono da D, cioè aziende produttive, o se sono da B, chiaramente facendo anche dei paragoni, no? Perché Capito. nelle zone B, perché nelle zone B ci sono le attività produttive, quindi non è che le attività produttive non possono essere nelle zone B, ok? Ci possono essere. È quella differenza di scala di cui parlava la Manola, no? Cioè, superato un certo livello di caratteristiche, di consistenza, si casca nel D. Quindi è questo il ragionamento che dobbiamo fare, un po' come si faceva con gli uno piuttosto che con i due o in altre situazioni, no? Cioè avere una cognizione. È chiaro che quando sei in un'area industriale artigianale non c'hai problemi. Quando sei in un'area prevalentemente residenziale dove magari c'è un elemento incongruo, non hai problemi a dire che la puoi mettere nel B. E poi c'è in mezzo una zona un pochino più grigia, borderline, chiamiamola così. Ok? Allora, ve lo dico perché qui l'ufficio segnala un problema di conformità al PS, no? Allora, uno può anche esprimere un'opinione diversa, ma non è che può dire che si va contro il PS, no? Deve dire che a suo giudizio, no, l'area ha caratteristiche più, diciamo, residenziali che produttive. Ok, guardando anche altre situazioni che sono nelle zone B. Questo è il lavoro che fa l'ufficio e che noi in qualche modo, con attenzione perché siamo la parte politica e non la parte tecnica, però siamo chiamati, no, a esprimere un parere su questo. Ok, lo dico perché Riccardo, non possiamo usare un criterio che la legge qui non ci consente di usare, capito? Quindi Ma io guardiamolo capisco bene, quali sono bene. questi capannoni qui? Allora io ve la ribalto, io vi dico, ha senso mantenere questi capannoni lì o sarebbe meglio cercare di farli traslocare, come dicevi prima te, in un'area Allora, artigianale produttiva? Ecco, guardiamo, come posso dire, guardiamo alle caratteristiche, no? Intanto. vale che un immobile non vale per gli altri, vale per tutti quei ragionamenti che facevi, che lo trovo Sì. anche giusto, eh. Però hai visto lì, l'ufficio ha individuato un areale, insomma, dove ce n'è diversi, no? Di capannoni. Vabbè, ma si trovano in un territorio che secondo me di artigianale produttivo non c'ha nulla a che vedere. Riccardo, non è la situazione che abbiamo visto prima, no? No, ho capito, ma si fa per cercare di omogeneizzare delle aree, no? Vedi, Qui c'è due o vedi, tre fabbricati,
Poi forse Alberto lo sa anche meglio di me. No, dico, qui ce n'è uno, due, tre, quattro, insomma, c'è Ma almeno quattro o cinque, cioè, questa è un'area piuttosto grande, no? Ecco, cioè, io attenzione, io dico solo quello. non lo so. Cioè, un conto è un'isola, seguitemi nel ragionamento, un conto è un'isola inserita dentro il B2, no? Che allora uno può dire, ma mi fai vedere se... Un conto, questa qui è una fascia piuttosto grossa, quindi, per l'amor di Dio, la commissione esprima il parere che ritiene, però ecco. Ma io non sono così. Io posso, Riccardo, vuole finire? No, parla pure, scusa. No, allora, dunque, in questo caso secondo me non c'è alternativa rispetto a quello che ha fatto l'ufficio qui, come ovunque del resto, no? Perché queste caratteristiche di insediamenti produttivi attivi o dismessi o funzionanti a giorni alterni o funzionanti sempre. È chiaro che non si ritrovano soltanto in questa situazione, si ritroveranno in altre parti del territorio con le stesse caratteristiche, in questo caso di territorio urbanizzato. Altro discorso è dire quali sono le possibilità alternative di fabbricati di carattere produttivo industriale che si trovano in un contesto prevalentemente residenziale per poter essere riconvertiti, però. Qui si sta parlando di classificazione, nel senso che si riallaccia allora a questo ragionamento, il quadro normativo di cui abbiamo parlato un po' di volte fa. In questo caso, per non introdurre, secondo me, delle disparità di trattamento rispetto a chi si trovi in condizioni analoghe e abbia osservato o meno, non c'è storia. Qui, come in altri casi, prevale il carattere, insomma, come si può dire, il carattere funzionale di quello che si vede sul territorio. Qui sono degli insediamenti produttivi e quindi vanno classificati con quella disciplina. Perché siamo nel territorio urbanizzato poi. Quindi classifichiamo tutto il tessuto, la classificazione che gli diamo al territorio urbanizzato è coprente, no? L'abbiamo visto, cioè tutte le aree che sono comprese all'interno hanno una classificazione. Non solo i fabbricati come succede nel rurale. Qui proprio là. Sapete qui che secondo me qual era la soluzione rispetto a quello che dice Riccardo, che può anche avere un senso, no? La soluzione doveva essere, secondo me, che tutti i proprietari di questa area viola, tutti, no? Si mettevano d'accordo e proponevano una scheda norma dove dicevano: guardate, noi le attività non è che le chiudiamo, no? Noi le ricollochiamo, che ne so. No, nell'area industriale artigianale, no? E qui vi chiediamo una scheda norma, no? Dove facciamo un'operazione di ricucitura urbana con dei volumi, delle superfici da definire, perché il problema è anche un altro, correggetemi se sbaglio ufficio, che qui ce lo chiede soltanto una parte di quest'area di cambiare la classificazione, no? E quindi c'è anche questo problema, cioè non è che noi si può alla carte fare la classificazione, no? Cioè, che si fa? Si fa l'arlecchinata qui? Cioè, se ho capito bene, qual è l'area esattamente di riferimento dell'osservazione, Antonella? È quella cerchiata, cioè sono questi due capannoni, eh? Sì, esatto. Quindi quest'altro non ce l'ha chiesto, questo capannone più giù, per capirsi. No, chiedo conferma, perché non voglio dire Ah, una no, cosa no, che non... no, 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 no. capito qual è anche il problema? Cioè, è chiaro che questo è un tessuto che è omogeneo, no? Non è che si può dire che uno è classificato in un modo e uno in un altro. Quindi c'è anche questo problema qui. La cosa che dice Riccardo, che ha un senso, no? Perché uno può valutare politicamente, no? Di dire favorisco, però qui, siccome le caratteristiche morfotipologiche sono quelle che dice l'ufficio, allora l'unica strada era una scheda norma, no? Ricolloco le attività produttive altrove e qui vi chiedo un'operazione di riqualificazione. Io la vedo così. Simone, gli edifici che sono qui nel viola sono tutti di tipo artigianale, quello è stato controllato? Di tipo produttivo, quindi sì, Sì, produttivo, insomma. sì, ma vedi, guarda le caratteristiche, vedi, si vede, no? Cioè che sono, ma poi, cioè quello che dice Riccardo non è che io non lo condivido, no? Ma lo strumento non è questo qui, capito?
capito? Di dargli una classificazione che non gli si può dare. Lo strumento è mettetevi assieme, fate una proposta. Ci sta che queste attività abbiano anche un impatto negativo nella zona, no? Per l'amor di Dio. Però allora uno fa una scheda norma, si definiscono le superfici, si definiscono i volumi, le funzioni, no? Insomma, ne abbiamo viste di schede norma così, no, Riccardo? Dove ci sono delle attività produttive che ci hanno presentato, Riccardo, no, lo sai bene, delle schede norma, no, di riqualificazione. Allora uno si mette a ragionare degli spazi pubblici, il verde, i parcheggi, no? Le quote per funzioni, un po' di residenziale, un po' di commerciale, cioè l'area è così grande qui che si presta bene ad una scheda norma. Pensate a Camaiore, noi abbiamo un paio di previsioni così, no? Di aree artigianali industriali che attraverso una scheda norma, no? Si, come dire, si rifunzionalizzano. Ma se noi le avessimo dovute classificare per come erano quelle aree lì, gli avremmo dovuto dare D, quelle aree a Camaiore, capito? Non è che le avremmo potute inserire nel B. Non so se mi sono spiegato, quindi io lo condivido quello che dice Riccardo. Secondo me non ci hanno dato lo strumento, Riccardo, per farlo, capito? Quindi magari per il futuro potranno fare una proposta. Ma io ora visto così dà un'impressione. Io ora, nel mentre che si parlava, ci sono andato io con Google. Se ci vai in quell'altra maniera, lì ti sembra un'area veramente. Da una parte ci sono tutte, cioè mi sembra case, e dall'altra ci sono queste. Ma non so nemmeno, perché poi sono capannoni con sopra la residenza. Cioè, quindi, ma sono due, eh? Cioè, sono quello lì e un altro. Io se non sbaglio, sono due capannoni, cioè, non lo so. Era quello che volevo sapere, perché lui, da come descrive nell'osservazione, sembra che siano quasi gli unici due Sì, ma condannati da villette, come ti posso se dire. vai con l'omino. Però lui nell'osservazione ci ha scritto, no? Ve lo dico perché, che sono due capannoni con destinazione artigianale comprensive di case di guardianaggio. Sì, Le case di giusto. guardianaggio, ve lo dico perché è così Ma giuridicamente, ci non abita lui. Hai sono case, nel ragione. Hai ragione. senso che non possono essere vendute a prescindere dall'immobile, servono, sono pertinenza dell'attività industriale, cioè servono a sorvegliare l'attività industriale, ok? Quindi è lui che ci dice che sono due capannoni a destinazione artigianale. L'ufficio dice: sono due capannoni a destinazione artigianale, hanno tutte le caratteristiche del D. Se io prendo il piano strutturale, sono costretto io ufficio a classificarli lì. Allora, io vi dico da assessore, non credo in questo caso che la commissione abbia tanti margini, poi il parere lo esprimete voi, però occhio No, ma sono perché. d'accordo Simone, ma io ora invito invece l'Antonella, io non so dove ti collochi lì, perché io non è lì l'area che io vedo su Google se ci vado io. Non è Allora, quella lì. io Dove? sono all'inizio della via, allora questo terreno che te vedi, tutto quanto, ok? Allora, Ma ora ti andiamo dove è la casa? ritorno indietro, ritorno indietro. Allora, io l'omino lo metto qui e cosa vedo all'inizio? All'inizio vedo questa area che è tutta di due, questo rettangolo, Capito. questo, ok? Poi Ma questo è quello dell'osservante e quest'altro è quell'altra di due. Dimmi te cosa vuoi vedere, qual è Riccardo? quella dell'osservante? Scusa. Questa qui dove ho il mouse sopra io. Ah, no, io pensavo fosse quella accanto più piccolina. Ok, È quella lì. No, è questa qui. allora voglio vedere, ci sono andato anch'io. Ok. Quella lì dell'osservante, allora, se tu la vai a vedere proprio davanti, Guardiamo l'omino. Ci è vado ancora con maggiore. l'omino. Ti renderai conto che di attività produttiva c'ha poco. Ma non è lì. Io. Aspetta, 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 che giro. Ah. Eccola qui. Allora, Vai più scusa, avanti. aspetta, è questa qui, eccola. È questa casa qui, guarda. C'ha la casa di guardianaggio, come ti diceva prima Sì, l'assessore, ho qua la. capito, ma non è che è un'area. Sì, ho capito, ma l'ho capito il senso, è giusto quello che dice Simone. Non dico che è sbagliato, però. Io, come vi posso dire, vi sono nel cuore, perché non è che capisco che questo tipo di attività, se si ricollocano male, non è. Ma il problema è che l'osservante ci doveva mettere in mano lo strumento, perché quella lì è tutta un'area viola enorme, non possiamo fare delle arlecchinate, perché la legge non ce lo consente, il PS va rispettato, no?
E allora qui ci voleva una bella scheda norma, Riccardo, come è stato fatto in altre situazioni che abbiamo esaminato in commissione. Me ne vengono in mente due a Camaiore, più consistenti, non mi fraintendere, di No, questa, dove però hanno usato lo strumento appropriato. Allora, forse, ecco, se volete dire, come si è fatto altre volte, nel non accoglimento, no? In un futuro piano, no, un'ipotesi di ricollocazione potrebbe anche essere, no, valutata attentamente. Ecco, questo forse lo potete anche indicare. Poi, ovviamente, siete liberi di fare quel che vi pare, però vi dico che, insomma, qui l'ufficio ci segnala un contrasto col piano strutturale. Avete capito? Cioè, i margini sono pochi, 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 per una decisione diversa che sia corretta sul piano delle norme. Perché io me la sento di dire che l'ufficio ha sbagliato, mi sentite, mi capite? Cioè, in certe situazioni uno lo può anche dire, la manovra, no, si fa carico di ripensarci, ferma la sua libertà, no? Ovviamente, assoluta, di dire sono d'accordo o no. Ma qui, onestamente, io, almeno che la manovra mi smentisca, che gli siano venuti dei dubbi, però io non credo ci possano essere dubbi in una situazione così. Manolo, ammettilo. No, l'ho spiegato prima, no, assolutamente. Si va avanti? Vogliamo segnarci che c'è un'articolazione di opinioni? Ma guarda, Io l'ho già segnato. Manolo ci ha preceduto. Allora, 267. Allora, si chiede che una parte di terreno, no, che sì, che una presella di terreno inserita in B2 venga inserita in zona E5. Quindi qui da territorio urbanizzato a territorio rurale, parzialmente accolta. Quindi forse una parte è stata accolta, una parte no, vediamo. È scritto nell'osservazione limitatamente a una quota parte delle aree indicate, ritenuta coerente con i contenuti propositivi del PO. Però se noi abbiamo accolto integralmente la parte che ci indicava, è accolta, Manola, non è? Ma un attimo, Simone, che Parzialmente, è poi una interrompo un secondo parte. sulla telefonata, Abbiamo per accolto favore, una ma... parte di quelle Ah, una decine. parte, una parte. Sì. Aspettiamo un attimo Riccardo, che è impegnato. Fatto. Ho fatto, eh. Sì, vedete, è un'area B2 che è stata inserita nell'area agricola. E vabbè, fabbricati non ce n'è, quindi probabilmente non era pertinenza di nulla, immagino io. È così? Lo chiedo all'ufficio. Scusa, parlavo con l'Antonella. No, dico probabilmente non ha natura pertinenziale, quindi il cittadino che immagino io non ci voglia pagare come dire, una fiscalità sbagliata, dice un'area agricola, lasciatemela nell'agricolo. Questo credo Ora, sia, può no, darsi che Manuela? noi bisognerebbe vedere, Antonella, la cartografia aggiornata perché non abbiamo preso tutta l'area che lui aveva indicato. Non mi ricordo quanto abbiamo preso, No, quello è sinceramente. quello. Infatti volevo chiedere perché parzialmente accolta? Perché non abbiamo preso, Riccardo, tutta l'area che loro richiedevano. Ora cerchiamo la Come cartografia mai? indicata. No, no, cerchiamo di capirlo questo. Perché secondo noi abbiamo preso quella che a livello morfotipologico si adeguava all'area B2. Vediamo che ci chiedeva il cittadino. Il cittadino ci chiedeva mappale 819 foglio 16. Quindi, se noi ce l'abbiamo messa tutta, è accolta l'osservazione. Se ce l'abbiamo messa una parte, è parzialmente accolta e nel caso va capito come mai appunto una parte sia una parte.
Mi sentite? Sì. Ok, ho problemi di connessione, siccome finita questa osservazione, vi volevo fare un'osservazione, cioè volevo portare un contributo su quella di prima dell'artigianale. Ci sei due volte, Jacopo. Ma perché ho problemi di connessione, però ora cerco di risolverli, eh. Vedete, il rosino è quello che chiedeva l'osservante e sotto in trasparenza vedete l'area che è stata messa nella cartografia. Ecco, dove Antonella mette il cursore. Quindi abbiamo cambiato un pochino meno di quello che chiedeva l'osservante. Magari cerchiamo di capire perché, nel No, senso lui che chiedeva fino a qua, possiamo andarci con l'omino. no, più con l'omino forse con Google dall'alto, perché l'omino lì non credo che vedi. No, per capire, diciamo, perché una parte è rimasta in territorio urbanizzato. Chiaro che se ci sono delle pertinenze. Ma con se l'omino ci andiamo si può andare a vedere che manufatti sono questi qui, più grigini chiari? Se sono agricoli o se è roba diversa. Allora, questi annessi sono quelli dentro la zona B2 e il terreno che noi abbiamo messo in E5 è tutto questo che si sviluppa in giù e di qua. Dov'è il container? Eccoli qua. Dove sono quei manufatti? Sono stati messi nella zona urbana. Cioè, a me, cioè, vi dico come la vedo io, c'è cioè, un'unica cosa che non ho capito. Si può tornare alla planimetria di piano? Sì. Cioè, mentre ho capito il motivo per cui, diciamo, questi manufatti sono stati inseriti nella zona urbana, no? Perché sembrano, insomma, potrebbero avere natura pertinenziale, in ogni caso Sì, c'è edificato. Invece avevamo la. Sì, non capisco perché in profondità non gli abbiamo accolto l'osservazione dove c'è il terreno completamente libero. Non so se mi sono spiegato. forse si vedeva qualcosa su Google. Vai un attimo su Google dall'alto, Antonella. Vedete che non c'è nulla? Perché finisce dove c'è quella siepe lì in pratica. L'abbiamo terminato dove c'è un segno riconoscibile. Ah, Abbiamo ok. detto. Ho capito, ho capito, Edificare gli agricoli. L'ha chiesto lui. L'ha chiesta il Sì. richiedente. Oh. No, io osservo che c'è Siamo un agli scatti, pezzettino, Jacopo, sì. scusate, osservo che c'è un pezzettino di area senza edifici. Quella con edifici per me, cioè capisco, non... ma c'è un pezzettino di area senza edifici, al di là, dico Manola, no, del limite fisico, però diciamo la parte che sta sopra quel limite fisico è senza edifici ed è agricola e quindi forse andrebbe messa nel territorio agricolo anche quella, no? Perché no? O è una pertinenza di una delle case oppure... potrebbe essere messa nel territorio agricolo, non lo so, ecco, questo magari un supplemento di riflessione Facciamo fatto. così, gli diamo
una ricontrollata, via. Ma siete sicuri poi che ci sono degli edifici lì? Perché per me non ci sono. No, lì no, dove dico io, Riccardo, non ci sono gli edifici, invece ci sono... Ma dov'è il container? Non è un edificio, un container. No, ma che c'entra, però... Non lo c'è... so, Riccardo, potrebbe anche essere condonato, non si può escludere. Se lo chiede lui, scusate. Io tutte le volte... La ricontrolliamo con, insieme alla... Anche questo lo chiede lui. Sì, allora Riccardo dice, siamo sicuri, cerco di tradurla diciamo in termini più tecnici, Riccardo, per restituirla diciamo nel modo più preciso possibile. Riccardo sostanzialmente dice, siamo sicuri che la presenza di container sia di per sé indice che è un territorio urbanizzato, nel senso che chiaramente se hanno una funzione agricola ci possono stare anche nel territorio agricolo, quindi forse effettivamente... Boh, ci chiede di essere inserito nel territorio agricolo, danni non se ne fa. Nell'incertezza, diciamo così, danni non se ne fanno. Quindi o c'è certezza che è da territorio urbanizzato la caratteristica, no, di questi manufatti, allora se ne prende atto, oppure forse nell'incertezza la si potrebbe accogliere e buonanotte. Ecco. Manola, fai un supplemento su questa? Eh? Manola, non ti sentiamo. Ah, parlavo con Antonella, si stava guardando la cartografia. Allora, quella in alto è l'adottato e noi, diciamo, come perimetrazione l'abbiamo messa all'interno del territorio urbanizzato perché a una verifica, diciamo, ci risultavano delle opere edilizie. Ora, è vero quello che dice Riccardo, molte volte questi manufatti, diciamo, sono borderline, no? Cioè, alle volte non si caratterizzano neanche come costruzioni, però noi non andiamo nel dettaglio a vedere che tipo di costruzioni sono, con che materiali sono e se sono legittimate, perché può darsi che noi nella perimetrazione del territorio urbanizzato abbiamo messo anche aree dove ci risultano delle costruzioni che magari sono anche abusive. Però la domanda, Manuela, la domanda è, questo è chiarissimo, no? Ma la domanda è, intanto c'è un pezzettino di area dove forse non c'è edificato nulla e quella forse si potrebbe mettere nel territorio rurale senza problemi. Invece sui manufatti la domanda è, ma proprio perché c'è questa incertezza, no? Quella di cui parli te, e che tutto sommato quel tipo di cose sono compatibili anche col territorio rurale, non converrebbe metterle nel territorio rurale senza creare per il cittadino osservante questa divisione di zone in una particella catastale, perché lui si ritrova un pezzo di area nel territorio urbanizzato e un pezzo di area nel territorio agricolo. Ora, se c'erano le case, come ti posso dire, attaccate, no? Nulla questio, era territorio urbanizzato. Ma proprio perché ci sono questi manufatti che, boh, saranno annessi agricoli, quel che sarà non si sa, forse sì, ma... proprio per prudenza, no? Si potrebbe mettere tutto nel territorio rurale. Cioè, il problema normalmente è se si estende troppo il territorio urbanizzato, no? Se si estende troppo. No, va bene, sono d'accordo. Allora, vedi che dove c'è la costruzione, lui ci ha fatto il dente. E l'ha fatto proprio col dente, perché lì c'è la costruzione. Sì, no, infatti. Ma ho già notato, sospesa da ricontrollare, e si potrebbe prendere tutta l'area. Questa ve la risottoporrò. Ascolta, Manola, io direi questo, se i commissari sono d'accordo. Siamo tutti d'accordo su questa cosa? Se siamo tutti d'accordo, basterà che l'ufficio poi, se no, va nella direzione che si è detto, ce lo dica. Va bene? Cioè, se accoglie l'osservazione. Se l'ufficio modifica l'istruttoria nel senso dell'accoglimento totale, mi pare che siamo tutti d'accordo e problemi di approfondimento ulteriore non ce ne siano, ok? Bene. Poi, osservazione 268. Praticamente si dice che nella perimetrazione A1, siamo in via Roma Capitale al Lido di Camaiore, nella perimetrazione A1, quindi del territorio del tessuto urbano storico, dove insomma... A1A, quindi sì, da il livello massimo di tutela, diciamo, sotto il profilo del valore storico,
è stato ricompreso in realtà un fabbricato che avrebbe più le caratteristiche della 1B, cioè un valore storico ma di carattere inferiore. Ora, se la posso dire in termini, diciamo, un po' banali. Lo possiamo vedere? Istruttore di accoglimento, quindi andiamo a vedere, basta andare a vedere le caratteristiche dell'edificio che andiamo a classificare a 1B invece che a 1A. Ok? La fila Jacopo mi seguo Ora accendo la luce. io. Metti quasi paura. Mi fa parlare, io che siamo registrati. Qual è l'edificio, Antonella? Sarebbe questa pertinenza qui dentro. Perché se vedete qui, vi faccio rivedere l'estratto. Vedete, è questo pezzettino qua. Ah, ma è proprio un pezzettino. È questo pezzettino qui, vedete? Dove c'ho la manina ora io. Ah, vabbè, ok. Quindi stiamo inserendo un pezzettino dentro, diciamo, la 1B. Questo è il Sì. concetto. Va bene, Sì. dai, io vedo. Non vedo questioni. Poi, osservazione 271, giusto? Sì, mi faccio le domande e mi do le risposte. E allora, qui ci sono varie richieste, tutte accolte, quindi. Inclusione dell'agglomerato nell'ambito B, inclusione della particella nell'ambito B, e poi vabbè, c'è una parte normativa che non ci interessa in questa serie. Quindi è stato chiesto di inserire l'area in zona B. Siccome è accolta, si fa prima andarla a vedere. Qual è l'area? Scusa Simo, quella lì. Ah, verde, sì. È questa qui, vedi che c'è questa sfilza di fabbricati e loro dicono, ora, E questa qui appunto. Interpreto, Riccardo. Sotto Sì. c'è la zona B, qui c'è la Giusto. sfilza di fabbricati, metteteci anche noi nella zona B. Ti volevo dire una cosa, ma per come mai arriva quel dentino laggiù? Cioè, perché è stata collegata? Sì, no, dico, non, è una domanda magari sbagliata la mia. Si poteva andare dritto e fare tutta quell'area lì, zona Infatti l'ha B3? levato. Forse perché c'è un problema di particella catastale che non è loro. Non lo Ah, è so, eh. una domanda. Avete capito che dice Riccardo? Riccardo Sì, io dice non me lo qualcosa. ricordo. Si potrebbe, perché se fosse una serra non le mettiamo nel territorio urbanizzato. Una bella Probabilmente sul tubo curiosità, eh. l'abbiamo visto che è una serra. Si può andare a vedere. Vabbè, ma ora dai, mi sembra un. È accolta, no? Questa. Sì. E quindi se è accolta, via, problemi non ce n'è, vuol dire che tutta l'area che ha chiesto è stata inserita. Dai, forza, andiamo. La mordita è giusto. No, di più di quel che chiede, voglio dire. Si può dare. 272. Qui si chiede di ampliare la zona B2 ad un'area che viene ritenuta di pertinenza dell'unità esistente. Invece qui l'istruttore è di non accoglimento, evidentemente perché si è ritenuto che l'area non abbia caratteristiche pertinenziali rispetto al fabbricato, immagino io, no? Per cui si va a vederla. Vedete? Guardate.
si chiedeva che quest'area, tutto questo, tutta questa, Antonella? Sì. Andiamola a vedere anche con Google. Perché fosse inserita nel B2, come vedete è uno spazio molto grande, molto libero. Andiamola a vedere per scrupolo, però probabilmente una natura pertinenziale non ce l'ha. E questa la vedete? Attaccata a quel meccanico, qui ci sono un meccanico di biciclette, non so cosa c'è, a motorini sulla via italica. Vabbè, è chiaro che non ha una natura pertinenziale dell'attività, mi pare evidente, no? Quindi, ma chi la chiede quella? No, dell'attività sicuramente no. Come faccio a farti il nome? No, senza nome. E Riccardo vuole sapere se la chiede l'attività o se la chiede... No, è un privato, qui c'è scritto un privato. Ma l'edificio di cui sarebbe proprietario questo privato qual è? No, qui parla dell'area, aspetta, leggevo l'osservazione. Una pertinenza senza edificio? No, è lui che la dichiara pertinenza dell'edificio, ma a tutti gli effetti non è una pertinenza. Ma l'edificio c'è, la commissione voleva sapere se l'edificio c'è, non c'è. C'è un edificio, poi c'è l'area di proprietà e loro ci vogliono fare una nuova edificazione. Vabbè. Io non vedo l'edificio. Non ho capito. Non vedo l'edificio, dov'è l'edificio? No, c'è nulla, è area libera. E allora perché avete detto c'è un edificio? Se lui dice che è pertinenziale. Aspettate un secondo, vuole fare una verifica, aspettate un attimo. Sì, lui ha detto nell'osservazione che l'area è pertinenza di un'unità esistente. Appunto, guardiamo un attimo, aspettate che mi dà una particella, controlliamola. Si vede già che c'è l'edificio. Aspettate, eccolo qui, vedete, questo è l'edificio. Allora c'è l'edificio. E tutto il terreno è questo che chiede come osservazione. Scusa, e tornando su Google, quale sarebbe l'edificio? Allora, tornando su Google, aspetta, forse mi sono sbagliata io, aspettate un attimo. Mi sa che era sbagliato, Antonio. Aspettate un secondo, aspettate. Non è lì accanto a... Che ogni tanto fallisco anche io, No, ma che è beato. Aspettate, no, è dalla parte opposta. Scusate, mi sono sbagliata io. Perdono. Ma credo. Allora, no, abbiate pazienza, ma è dalla parte di qua. Allora, questo ecco. È l'edificio, scusate, questo è l'edificio e questo è tutto il terreno. Scusate, chiedo una conferma all'ufficio. Noi la risede l'abbiamo attestata su questa riga per capirsi che distingue il verde scuro dal verde chiaro. Aspetta che la guardiamo qui com'è sul piano. Praticamente sì. Sì, esatto, sì, sì. Va bene, io non ho nessuna osservazione. Sono d'accordo, anch'io con la valutazione dell'ufficio. Avanti, allora procediamo. Osservazione 272, giusto? No, 277. Scusate. Allora, qui si chiede che un immobile venga inserito nella zona A1B. Mentre attualmente è classificato come D4, cioè è classificato come albergo e loro chiedono che venga classificato come a destinazione residenziale sostanzialmente, se capisco bene, e l'ufficio dice non c'è dato degli elementi sufficienti per valutare positivamente una diversa classificazione.
andiamo a vedere. A parte noi l'elenco di quelli che dovrebbero essere alberghi ce l'abbiamo, quindi andiamo a vedere. A te, Jacopo, prima volevi dare una spiegazione sul... Sì, ma non c'entrava sulla scheda generale. Qual è l'edificio? Aspettate un attimo, che ora lo cerco, Allora. Allora, noi come nel piano è una zona di 4, ok? Un albergo. Dovrebbe essere l'hotel Caravelle, una cosa del genere, lo cerchiamo sopra. Ma è un albergo, Antonella? Sì, come piano operativo, sì. È lui che chiede il discorso di cambiarlo, no? No, ma la domanda è un'altra, se non sì, facevo l'osservazione. La domanda è, questa è ad oggi è un albergo? E... Cosa stare se è aperto o chiuso, è un albergo? Sì, penso di sì, non te lo saprei dire. Guardiamo un attimino, questo qui. No, perché se no c'è poco da ragionare, no? È questo, poi... questo qui. Lui mi sembra che dica di no sull'osservazione, leggiamola. Sì, guardiamo l'osservazione perché secondo noi non ci dà elementi di conoscenza. Mamma mia, questo qui, questo affare qui? Sì. E questo qui chiaramente non è un albergo, però potrebbe essere la pertinenza di un albergo. Boh. Io leggo Residence Caravelle lì. O dice che sono sempre state residenze. Guarda un po', Simone, leggila. Ma se sono sempre state residenze, ce lo doveva documentare con titoli edilizi. Ce l'ha documentato? Chiaro all'ufficio. Perché l'ufficio dice, non ce l'hai dimostrato quello che dici, capito? Che dice Michela. Cioè, se io dico che sono case, lo devo documentare che sono case. Quindi, sì, lo dice allora solamente nell'istruttoria, qui lo dice e poi non lo documenta, perché qui mi sembra che lo dica e cita anche delle autorizzazioni di lì. Allora, ci preme rilevare che il regolamento urbanistico precedente al piano operativo destinava l'edificio all'uso alberghiero. Fatto dovuto probabilmente al circolo del bridge fosse legata all'hotel Colombo. Ecco fatto, scoperto l'arcano. Cioè, questa qui era la pertinenza di un hotel. Ok? Con certezza ormai questo legame non sussiste più, a riprova della riapertura nel 2020 dell'Hotel Colombo, del tutto svincolata all'immobile in oggetto. Dice il piano operativo adottato ha conservato la vecchia classificazione, per quanto sopra si chiede di classificarlo A1B. È chiarissimo, dai, questo qui nasce come... pertinenza di un albergo. Ora dicono non è più pertinenziale, no, andrebbe capito, ma non ce lo dicono il titolo edilizio che lo legittimava a cosa era legato, perché al di là che veniva usato come pertinenza dell'Hotel Colombo ci sarà stato un titolo edilizio che lo legittimava quell'affare lì. Mi sembra che l'ufficio abbia detto giusto, cioè così è un po' poco per no? D'accordo. Vado avanti? Vado avanti. Se lì non ha presentato nulla, sì. Allora, osservazione 280. Qui, ecco. Presidente, dai atto magari che... Consigliere commissario Iacomini. Come me. Allora si dice che il fabbricato oggetto dell'osservazione è un'ex attività dismessa inserita in zona di due aree di tessuti delle insule specializzate, quindi una questione che abbiamo già affrontato poc'anzi. Dice che lì a 80 metri è presente un'attività analoga che è stata inserita in zona B3. Chiede sostanzialmente, secondo l'osservante, diciamo,
questa attività ha caratteristiche analoghe a quella inserita in zona B3 e quindi chiede che siano trattate nello stesso modo. Andiamo a vedere, quindi vedete c'è questa parte viola e questa parte gialla. La parte viola è quella oggetto di osservazione, la parte gialla è quella oggetto del paragone, no, che l'osservante chiede di fare. E io l'unica cosa che posso dire è andiamola a vedere tutte e due, vediamo se sono diverse o se sono simili o se sono uguali e poi valutiamo. Questa sarebbe quell'oggetto di osservazione, Antonella? Sì, esatto. Questi due capannoncini, sì. Uno attaccato all'altro? Sì. O uno dei due, per capire, solo per capire. No, perché guarda, se ti do la planimetria, aspettate, ritorno sulla planimetria, non è qui, aspetta. No, sull'osservazione, scusate. È tutto uno, sembrano okay. Due, però è tutto uno. Ora okay. Guardiamo quest'altro. Ora andiamo a vedere l'altro che è inserito in zona B. Non so se riusciamo a vederla, quell'altro, perché è dentro, non abbiamo foto. Quell'altro non si vede, l'abbiamo cercato. Questo qui, però va visto, lo so, fate conto. Con forza l'altro, con un'osservazione qui, va visto. Guardiamo per forza. Guardiamo un attimino, guardiamo se metto l'omino qui, se si vede qualcosa, È questo qua giù in fondo. Dovrebbe essere questo qua giù in fondo. Che si vede non tanto bene così. No, non si vede. Si vede un pezzo forse. Ma tipo da non si vede nulla, il volo d'uccello. Provo ad andare di qua giù, e io però provo il Google, come c'ha anche Iacomini, non ce l'ho, quello che vedo dall'alto, sai? Che mi fa il 3D. Che mondium ce l'hai, Antonella? No, nel senso che non ho, no, te lo spiego Simone, non c'ho il 3D. Visto c'è Google che riesce, io se non ho l'impostazione sul computer il 3D, non me lo dà il 3D a me sul mio computer. Ho capito, questo però ditemelo, ve lo dico col cuore, ditemelo, nel senso che vi si fa mettere l'impostazione 3D. Io più di questo che ti ho fatto vedere non riesco a vedere. Allora, ma no, diciamo al chiaro, intanto che ci abiliti a questa funzione, siamo l'ufficio pianificazione territoriale, lo so, mi sembra il minimo sindacale. E dopodiché io sono, ve lo dico sinceramente, sono in difficoltà, nel senso che a occhio vedo qualche differenza, per l'amor di Dio, però si vede, è tutto un pezzo, non lo so, io sono onestamente, sono in difficoltà perché l'osservazione è molto precisa, no? Cioè a 80 metri c'è un edificio uguale o simile, quindi la commissione deve valutare se c'è un, come dire, un grado di diversità apprezzabile oppure se invece le situazioni sono simili. Perché torniamo a vedere la planimetria, il contesto è simile, no? Quindi va visto l'edificio, se vedete il contesto è abbastanza simile perché entrambi sono,
dentro, diciamo, delle aree a caratteristiche residenziali, cioè sono due, vedete, diciamo, agglomerati isolati nell'ambito di un territorio che è prevalentemente residenziale. Quindi la differenza di classificazione può soltanto, diciamo, dipendere dalle caratteristiche diverse dell'edificio. Ora, mentre quell'oggetto dell'osservazione si vede bene, quell'oggetto invece della pietra di paragone, per capirsi, non si vede tanto bene, no? Tra l'altro, Antonella, correggimi se sbaglio, te hai messo l'omino dove c'è il varco visivo, giusto? Messo l'omino in questo punto qua, qui dove c'è questa stradina, vedi? Che mi si vede... Un pezzo, qualcosa... mi vede un pezzo. Un sì, esatto, qui. Se vuoi ci ritorno, l'ho messo. Quindi io vi faccio una proposta, tanto a Capezzano dobbiamo andare a fare uno o due sopralluoghi, andiamo a vedere, che dite? Perché io sono in difficoltà, vi dico l'assessore, sono in difficoltà, non saprei che dire. Io, se volete, vi posso condividere, non so, questa cosa del 3D ce l'ho sul mio Maps, però... E allora vai a vedere te, Jacopo. Allora fallo te, Jacopo, fallo te. Ti do come... prendi come relatore, no? Vai in alto. Ma forse nella chat anche, aspetta, nella chat. Nella chat. Puoi diventare relatore, puoi condividere il tuo schermo, se vuoi. Condivide, faccio vedere il tuo schermo. Se lo puoi fare, è meglio. Un attimo, che sono senza mouse, datemi un attimo, con calma. Sì, abbiate pazienza. Ci devo far vedere lo schermo. No, ve lo faccio vedere, sì, ma sono senza mouse, mi piglia la scala. Allora, intanto... Scusate, per avere il 3D, no, che bisogna fare? Cioè, non capisco, c'è un programma a parte? No, è un problema di certe volte, c'è Google Earth che ti dà la possibilità di vedere anche in 3D, no? Soltanto che forse c'ho un sistema, non so come, esempio a casa, anche io a casa non riesco, forse non me ne intendo io, capito? Per cui non so cosa dirvi, però non ce l'ho, capito? Io ho solamente il 2D su Google Maps. Come faccio a condividere? Ora ci sarei, aspetta. Aspetta un secondo, guardiamo un attimo se ce la faccio io a darti la condivisione dello schermo. Aspetta, Allora. Jacopo Menchetti. Aspetta un po', ce la faccio forse, lo vedete? Ecco, vedi. Aspettate che mi procuro un mouse, se no è difficile. Lo vedete? Sì, sì. Okay. Vedi a te a sinistra ti compare il 3D. A me non mi compare il 3D, capito? Sì, sì. Chiaro. Allora, Scalzapagnoni e questi qui due? Questi qui a sinistra, Jacopo, questi in alto a sinistra sono quelli oggetto dell'osservazione, giusto? Questi qui. E gli altri? Questo qui. Quello che vedevamo prima che non si vedeva dalla strada è questo. È quello lì, sì, bravo. E a parte avere il tetto rosso, sembra uguale. Cioè, come caratteristiche, mi sembra, boh. Ma è quello rosso o quello bianco accanto? Quello bianco accanto è la tettoia che mi si vedeva dalla strada. È tutto. Sì, il complesso che porta riferimento è questo, è tutto. Via. Probabilmente quell'edificio lì ha anche una casa, penso, almeno da quello che si intravedeva un pochino da quelle immagini su Google. Perché vedete che c'ha quel tetto un pochino rialzato? Ecco, adesso l'Antonella ve l'ha rotata. Sembra una mansarda. Sì, un qualcosa, però francamente si vede male, Nell'osservazione non ci sono altre documentazioni che ci aiutano, tutto quello che abbiamo visto da Google. In realtà, secondo me, anche questo edificio che guardiamo non doveva essere in B3, cioè, capito qual è il discorso? Probabilmente nella classificazione che abbiamo fatto
l'errore è di aver messo questo in B3. No, però Manola, qui ora c'è un problema, ve lo dico chiaro e tondo come assessore, quindi magari ci fate un supplemento di riflessione, che qui noi siamo di fronte a due edifici, no, isolati nel territorio urbano, no, un territorio a prevalenza residenziale, dove uno è in B3 e uno è in zona D, a 80 sì, metri di distanza. Però dall'altro. Hanno anche delle caratteristiche diverse, perché uno è sul fronte strada. Punto, arrivo lì. Se ci sono delle caratteristiche diverse che giustificano una classificazione diversa, per amor di Dio, è il lavoro che va fatto, no? Ma io, non lo so, nel senso, io vedo i tetti di questi edifici uguali, diciamo, se non con la differenza che appunto uno sembra che sia mansardato forse ed è rosso, però un fatto di colore a parte di quella mansarda, poi non lo so, da qui grandi altre differenze non le vedo, certo, di forma, se è tutto o una parte sono abitazioni, esatto, e va capita anche la natura di quelle abitazioni lì, perché chiaramente se sono case di guardianaggio ha poco rilevanza, se invece c'è una funzione mista, no Riccardo, cioè in parte residenziale, in parte produttiva, allora si giustifica anche una diversità di classificazione. Per come si vede, però, mi sembra che al di là che ci possa essere o meno una, diciamo, una commistione dovuta al guardianaggio nel caso, quella non sarebbe rilevante, l'abbiamo detto prima, cioè se c'è la casa di guardianaggio non è rilevante. La natura dei fabbricati è la stessa, infatti. Che vogliamo fare? Vogliamo, tanto dobbiamo andare a fare almeno un sopralluogo a Capezzano, vogliamo andarci a vedere, che dite? Andiamone a vedere allora. Ufficio, siamo d'accordo per sospenderla e fare un sopralluogo? Cioè noi, se volete io posso... Se volete io posso cercare di recuperare i titoli abilitativi del fabbricato di confronto. Sì, ecco, questo potrebbe evitarci anche il bisogno di sopralluogo, nel senso che mi sembra che quello che ha detto Riccardo sia decisivo, cioè un conto è se nell'area B noi abbiamo segnalato una situazione di funzioni miste, no? Residenziale e artigianale. Un conto invece è se è soltanto una funzione artigianale. Mi sembra che sia questo il criterio di discrimine. Però mi sembra anche, Simone, che ti ripeto, quello che volevo dire sul guardianaggio è che a parte quello, mi sembra che la natura possa essere la stessa davvero. No, Jacopo, ma il guardianaggio non è residenziale. Questo no, bene apposta. Si parla di guardianaggio. Bene apposta. Dico, c'è un problema di trattamento, capito? Della sì, ma Riccardo mi pare abbia detto. Non hai capito, Riccardo, posso provare a interpretare io quello che hai detto, poi mi correggi se sbaglio. Riccardo dice, se sono tutte e due attività artigianali, al di là che ci abbiano o non ci abbiano la casa di guardianaggio, no? Se sono tutte e due attività artigianali, probabilmente vanno trattate allo stesso modo. Cerco di interpretare quel che dice Riccardo. Se invece in una delle due ci sono delle funzioni residenziali autonome, cioè c'è delle case dove la gente vive a prescindere dall'attività, per essere chiari, allora forse la diversità si giustifica. Ho interpretato bene, Riccardo? Sì, ma diciamo la stessa cosa. Allora Manola, sì, dai. Facciamo questo approfondimento, Manola, va bene? Manola? Sì, scusa, va bene. Ok. Chiudo la condivisione? Sì. Quello lì in 3D ci vai tramite Google Art? Sì. Beh, ora devo capire come si fa a levare la condivisione, però aspettate perché ho ridotto le finestre. Te l'ho levata io. Brava! Allora. Aspettate che dica Alberto di rientrare a questo punto.
Aspettiamo che rientri Alberto. Dovrebbe essere, ecco. Ok, osservazione 283. Si chiede l'ampliamento della zona di nucleo rurale RBA perché, diciamo, sarebbe stata esclusa un'area che è pertinenziale al fabbricato. E la stessa cosa si chiede rispetto ad un altro fabbricato. Per la stessa ragione. Quindi, se capisco bene, sono due fabbricati nei quali, rispetto ai quali, diciamo, la risede è stata tagliata troppo a ridosso del fabbricato. L'Antonella ci fa vedere, vedo, una modifica. Che è tra l'altro molto marginale, vedete? Gli Vabbè, sì. passavamo proprio addosso al fabbricato, gli abbiamo dato un pochino più di spazio in alto e a destra, quindi non vedo veramente. Osservazioni, intanto è uscito il consigliere dalle Luche. Osservazioni? Ma io non l'ho capito, spiegatemelo un attimo. Guarda, Riccardo, guarda l'immagine in alto che è quella dell'adottato. Vedi la risede di questo fabbricato passa proprio a ridosso del fabbricato, coincide con la parete del fabbricato e poi sul lato destro passa molto molto vicino. Il cittadino segnala che gli abbiamo tagliato male la risede e guarda la parte, vedi, di proposta progettuale, gli abbiamo dato pochi metri davanti e un pochino di più sul Ho lato visto. destro, cioè. Sì, ma mi chiede due cose. Evidentemente sono due unità immobiliari, immagino io. Cioè Riccardo dice, non sono due. Allora, sono infatti lui chiede, infatti chiede da una parte 3 metri, da una parte 5 metri. Ma perché fa riferimento all'RBA e all'RB? Ah, ok. È Cioè stato la quello. spezzata in due, via, la spezzata in Sì, due. esatto. Ho capito, ho capito. Ah, quindi gli si alza un po' di sopra e un po' al lato, io ho capito. Esatto. E invece di E come farne la una, la spezzata in due, forse per ragioni catastali, non lo so. Allora, osservazione 289. Il terreno è tutto suo, naturalmente, lì. Ci Sì, questo mancherebbe. l'ufficio lo verifica sempre. Osservazione 289. Allora, viene chiesto. Praticamente c'è un errore materiale, cioè la rotatoria in Loro dicono questione non è non è. inserita la rotatoria, vedi, nella Ah, cartografia non abbiamo distinto, per noi fa sempre parte della sede stradale anche la rotatoria. Dice non avete messo la rotatoria e quindi vabbè. l'abbiamo accolta e adegueremo il disegno a, insomma, ci metteremo la rotatoria, ecco. Ma no, non ho capito, c'è dentro questo qui arancione non c'è la rotatoria? Sì, lo vedi, vedi Riccardo che non c'è indicata la rotatoria. C'è la rotatoria di ingresso al supermercato, sai, della Via Roma. Ma che chiede come è stato modificato? Chiedono di aggiornare, si chiede di modificare la cartografia per restituire l'opera come realizzata. Però Ah, qual no, è il problema? Riccardo dice un'altra cosa che sto notando anch'io. Qual è lo stato adottato? Quello in alto? È quello alto, questo qui, dove c'è Ho il capito. cursore. Ma Però, noi. come potete vedere, non c'è neanche il fabbricato, non so se notate, perché la base cartografica, il solito discorso, è la base cartografica della regione. No, ma cioè, lo Però potevi mettere come.
Sì, allora aspetto, Riccardo, io ho capito quel che dici te, l'ho già capito e ora cerco di spiegarlo, vediamo se la cosa che stiamo facendo è corretta. Allora, noi nell'adottato avevamo disegnato un'area arancione che individuava un'arteria, va bene? L'arancione indica l'esistenza di un'arteria. Sì. Loro ci dicono, te correggimi Manola se sbaglio, loro ci dicono. Questa forma arancione non corrisponde a, diciamo, la conformazione reale dei luoghi per come la rotatoria è stata realizzata. Allora l'ufficio dice: io cosa faccio? Inserisco, diciamo, l'area, correggimi Manola se sbaglio, dentro l'asterisco. L'asterisco fa riferimento a un piano attuativo, dove ovviamente la rotatoria è individuata in modo puntuale e quindi invece di starla a disegnare faccio riferimento al piano attuativo. Quindi, No, come posso dire, la no, restituzione no, no, grafica non è straordinaria, ma è no, no, molto efficace. l'abbiamo disegnata, c'è la cartografia, Antonella? No, E qui sotto, sì, la vedete lì. ah, ecco, sì, e allora che stai No, non scrivendo? l'avete disegnata, l'avete Adesso inserita la nel disegniamo. grigio ed essendoci nel grigio l'asterisco, e poi dall'asterisco si risale all'esatta conformazione. Ora, a me va bene, nel senso che tanto qui si parla di un'opera esistente. L'importante è che sia. Sì, hai ragione te, Simone, ho parlato con l'Antonella. Ha Cioè, riportato avete tutto al piano. capito? È tutto riportato al piano. L'asterisco vuol dire la progettazione di dettaglio sia della parte privata che della parte pubblica è quella del piano. Tutto lì. Mi sembra che Adesso. sotto il profilo della tecnica possa andare bene, ecco. Non so, Jacopo, te come la vedi? Sì, io non ho, mi sembra che ci sia difficoltà. È evidente che tutta la previsione ha una genesi unica, no? Che poi sia Esatto. attuata in diverse. Quindi, come dire, mi sembra che sia. Vedete, resta arancione la parte fuori, no? Dall'asterisco, perché quella non era, diciamo, oggetto del piano, ecco, cioè non era oggetto dell'area a cui faceva riferimento sin dall'inizio l'asterisco, ok? Ma è un Alberto, fatto tecnico questo qui, di politico non c'è nulla, eh? già Riccardo, risposto, prego. sì, no, Alberto, Ah, ma scusate, scusate. già risposto l'assessore relativamente alla parte pubblica e alla parte privata, tutta messa sotto l'asterisco. Era quella la mia domanda. Già fatto, ma già anticipato. Bene, Riccardo. Ah no, anch'io mi sta bene la spiegazione. Allora, il fatto che sia stato messo l'asterisco a tutta la zona e non sia più evidenziato l'arancione non è un problema, cioè di viabilità, niente quello, perché nel piano c'è già disegnata la viabilità e fa parte di quello. È come se l'asterisco volesse dire: vuoi andare a vedere qual è la conformazione dei luoghi? C'è un piano attuativo, te lo dice nel dettaglio. Capito? È come se fosse uno zoom, Riccardo, per capirsi. Ok? Allora Beh. vado avanti. Osservazione 290. Qui c'è una Grazie, richiesta. come mai Graziano Dalle Lucche è uscito? Non lo so. Ah, ma è uscito non perché No, c'aveva un'osservazione, è uscito. non per l'osservazione, è uscito di suo Ah, manuale, ok. ma Ah, scusa. l'avevo detto, Non avevo capito, scusa. Allora, osservazione 290. Il cittadino, diciamo, ci segnala la necessità di realizzare in parte del terreno di sua proprietà un parcheggio pubblico e l'ampliamento della sede stradale. E quindi chiede che il terreno sia classificato viabilità di impianto e venga inserito un parcheggio. E quindi sostanzialmente sta chiedendo di prevedere un parcheggio, però forse non in un'area di sua proprietà, non lo so, questo non l'ho capito. Ora ce lo facciamo dire dall'ufficio.
Allora, l'istruttoria è per quanto riguarda l'individuazione di un parcheggio, allo stato attuale non risulta fattibile in quanto necessiterebbe di variante al PO non perseguibile in questa fase del procedimento. Qui vuol dire forse che ci vorrebbe la copianificazione, immagino io. Per quanto riguarda il potenziamento delle viabilità esistenti, si precisa che il PO la prevede già, no? Perché prevede la possibilità di ampliamento, quella di, per capirsi, di 2 metri. Quindi è non accolta, o forse parzialmente accolta, visto che una parte si può ampliare, non lo so. Andiamo a vedere però l'osservazione. Tutta qui, non c'è neanche delle cartografie allegate, non si sa neanche catastale, non si sa niente, solo via fondi cita. Ve la Ah. faccio vedere, eccola qua. Cioè non è individuata l'area. E No, no, no. allora, vabbè, c'è poco da. No. C'è poco da ragionare. Allora non va bene l'istruttoria. Cioè, noi Non la so che dire. ubichiamo sopra San Domenico, si dice, e non risulta fattibile in quanto necessiterebbe di variante, ma non si vede neanche come è classificato urbanisticamente, come si fa a dire. La riguardiamo, me la segno. C'è qualche cosa che non mi è chiaro. Sì, è chiaro che se l'area non è individuata, noi bisogna dire che non. Ora, almeno che non sia individuabile da qualche indizio, come posso dire, però, se no. Va bene. Osservazione 291. Simone, scusa, ma allora no, perché stavo guardando un'altra cosa, quindi questa qui la rivediamo? Non ho capito. No, direi che l'ufficio più che Ok, altro rivede l'istruttoria. ah, perfetto, va benissimo, ho capito. Ok, grazie, va Nel bene. senso che se l'area non è proprio individuata, la risposta è la solita, ma il motivo è diverso. Ho capito, capito, Dopodiché, ok, grazie. se fosse stata individuata, ma no, la correggimi se sbaglio, così chiudiamo il ragionamento. Il problema è che i parcheggi nel territorio rurale vanno copianificati. Sì, certo. E quindi diciamo questa non è la fase in cui lo possiamo fare. Semmai, ecco, L'unica cosa, lo dico leggevo la al punto, sintesi. se l'area fosse individuata, allora a quel punto quantomeno la commissione si potrebbe esprimere per il futuro, no? Come ha fatto altre volte, cioè dire se magari in una eventuale revisione, no? Può essere rivalutato. Quindi io direi che rimaniamo in questi termini se il presidente e gli altri commissari sono d'accordo. L'ufficio verifica se il motivo del non accoglimento è che l'area non è individuata, c'è poco da dire. Se il motivo del non accoglimento è che l'area, diciamo, è individuata, ma non è in questo momento del procedimento valutabile la richiesta, allora magari ce lo ridite, Manola, e noi ma magari valutiamo se non segnalarla fra quelle che meritano attenzione in futuro. Ok? Siamo d'accordo, Presidente? Sono d'accordo anche perché nella sintesi dell'osservazione mi sembra che ci sia, insomma, sia piuttosto precisa, voglio dire, mi stupisce se non è stata individuata un'area, no? Mi sembra che sia piuttosto circostanziata. Ecco. Ma che vorrebbe dire piuttosto circostanziata? Non ho No, capito che allora. l'osservante dica, si sta parlando proprio di questa area, capito? Poi nella sintesi dell'osservazione non capisco qual è l'area, però se la Manola dice. Ah, ecco, si capisce, no, ecco, capito. Voglio Ah. dire, va visto se dall'osservazione è ricavabile l'individuazione dell'area e a seconda di questo cambia la motivazione dell'istruttoria. Va bene? Sì, poi tenuto conto di quello che dicevi, che è opportuno perché su parcheggi pubblici abbiamo questo problema, si sa. Ok. Allora, osservazione 291. Praticamente si chiede che la piazza Matteotti, cioè una parte, se capisco bene, della piazza Matteotti, l'area della piazza delimitata tra Viale Colombo e Viale Pistelli, sia inserita nella perimetrazione PUA.
Vabbè, qui c'è poco da dire, non si può, il PO non ha tra le proprie finalità quella di modificare il perimetro del PUA, eh? Non possiamo modificare il perimetro del PUA nel PO, va bene? Cioè, mo, non è che ci sia molto da aggiungere. Osservazione 292, questa è una modifica da P4 a P2 e questa ormai la conosciamo bene. E quindi accolta, va bene? È una correzione di un errore questo. Poi 294, idem da P4 a P2, anche questa è accolta. 295 da P4 a P2, anche questa è accolta. Fossero tutte così, si fa veloce, no? Non sono tutte così. Osservazione 296. Si chiede l'inserimento di fabbricata assentito, non accolta, lo sapete, la base cartografica del PO è quella omologata dalla regione Toscana, non la possiamo cambiare, ma non è rilevante perché se c'è un edificio esistente, applica le norme, si applicano sull'edificio le norme della zona di riferimento, della zona urbanistica di riferimento. Poi, osservazione 297. Si segnala anche qui l'errore P4, P2 che ormai conosciamo, accolta. Osservazione 299. L'osservazione si riferisce ad un'area delle bocchette destinata dal PO in zona F2, cioè area di attrezzatura pubblica, l'area inserita in un contesto dove sono presenti nuclei abitativi. Si chiede perciò che l'area indicata con simbolo F2 sia delocalizzata nella zona monte rispetto alla F2 esistente, dove attualmente ci sono solo 3 abitazioni. Insomma, chiedono che quest'area F2 sia spostata. Ne abbiamo parlato e riparlato, commissione, abbiamo anche rivisto il perimetro di quest'area, vi ricordate, sui lati. Dopodiché l'area non può essere spostata, ovviamente, perché questo presupporrebbe una modifica al piano strutturale, oltre che, aggiungo io, una possibilità per i proprietari delle aree 2 di fare osservazioni. Ma in ogni caso questa è stata copianificata nel PS e quindi non può essere modificata. Alberto, L'abbiamo invece, vi ricordate, ridotta accogliendo altre osservazioni. Ok? prego. Ok, Sì. osservazione 300. Assessore. Simona, Sì. aspetta, c'è Alberto che vuole intervenire. Ti avevo interrotto per questo, scusa. Ah, scusate, non me ne ero accorto. Sulle scorse osservazioni siamo andati incontro a cittadini e abbiamo deperimetrato una porzione, nella fattispecie quella lì sotto la B3, anche Esatto, Antonella, no? esatto. Dalla parte di sotto, e ci siamo fermati a 2 annessi prima, ok? A 2 annessi prima dell'area perimetrata. Siccome la richiesta che faccio io implicherebbe cedere alla previsione F2 ulteriori 4 metri e mezzo, 5. È possibile andare e lì finirebbe l'area urbanizzata sulla scorta di quello che abbiamo preso come linea, avanzare di altri 5 metri, delimitando il confine dell'area urbanizzata come risiede dei fabbricati, perché ci sono delle pertinenze delle abitazioni lì. Quindi vorrebbe dire in basso a sinistra, dove se abbiamo fatto 5 metri ancora. Farmi bravi, no, dalla parte di lato. Benissimo, lì da quella parte lì abbiamo fatto, mi sembra, 5 metri come ulteriore restringimento. Se potevamo fare ancora gli ultimi 5 metri, di lì in poi è tutto terreno, non c'è assolutamente pertinenze, non c'è assolutamente nessun tipo di fabbricato che sarebbe ostativo a questa operazione. Se si può andare a vedere un attimo su Google, farei vedere la zona. Però Alberto, abbi pazienza, guardiamoci, mancherebbe, però l'abbiamo già valutato l'altra volta, cioè ora questa invece è un'osservazione dove ci chiedono di delocalizzare, cioè Sì. mentre le altre osservazioni chiedevano, no, appunto come dici te, di rivedere, no, il perimetro, eccetera,
l'altra volta ci siamo messi lì, abbiamo guardato, no, quale fosse la soluzione migliore. Qui ci stanno chiedendo una cosa diversa. Siccome gli osservanti sono gli stessi, Simone, no, sostanzialmente, l'hanno fatto una maniera e nell'altra. Sì. Però ecco, il criterio deve essere sempre il solito, io ve lo dico chiaro, il criterio deve essere che si individuano le aree di pertinenza dei fabbricati, perché e siccome l'altra volta si fece un ragionamento su quella che era le aree di pertinenza, e come abbiamo fatto in altre situazioni, bisogna mantenere quello stesso criterio. Poi Alberto, per amor di Dio, se le pertinenze le abbiamo individuate male, si corregge, forse allora però è più corretto sull'altra osservazione, no? Quella che riguardava i perimetri, ma se la commissione ha sbagliato può sempre ritornare sulle sue opinioni. Però ecco, il criterio deve essere quello delle pertinenze. Allora, se è possibile, non voglio fare nessuna forzatura, se è possibile, se abbiamo tempo in una delle ultime, tanto ci sono altre cose che dobbiamo riguardare, no? Se possiamo prenderci l'appunto di riguardare quell'altra osservazione, se ci sono i margini per poter operare, e qui andiamo avanti, vai. Alberto, su che registro ce la ritrovavamo quell'altra osservazione che avevamo già discusso? È su questo mi sembra di ricordare che era su questo, la recupero comunque. Vabbè, comunque quello che dice Alberto è chiaro, il mandato all'ufficio è quello di verificare se quando nelle altre osservazioni abbiamo individuato il limite di confine fra la F2 e le pertinenze, no, di quelle unità che sono accanto, diciamo, abbiamo individuato correttamente le residi, oppure se invece ci possono essere ulteriori margini per introdurre una parte delle aree nelle residi. Corretto, perfetto. Mi sembrava che questa verifica l'avessi già fatta, però la può anche ricontrollare per scrupolo e poi ci dice a noi commissari le cose. Insomma, Alberto è stato chiaro, qualche metro in più, mi pare di aver capito, 4-5 metri, se ho capito bene, Alberto. Corretto. Quindi l'ufficio fa questa verifica e ce lo fa sapere, però non, io direi non su questa, anche se l'area è quella, non è che stiamo parlando di fichi a merenda, insomma, stiamo parlando di quell'area lì, però forse è più corretto, se si prendono eventualmente delle decisioni diverse, riferirla, no, la decisione diversa all'altra osservazione. Poi, osservazione 303, allora, l'istruttore di non accoglimento, le richieste sono varie per quello che riguarda la parte cartografica oggetto dell'analisi di questa parte del lavoro della commissione. Si chiede che venga riportato nella cartografia del PO un sentiero esistente, un accesso esistente, da quello che ho capito. E poi si chiede di correggere un errore di associazione tra immobile e relativa scheda analitico descrittiva. All'immobile infatti è associato una tavola QC1 al numero 386, ma la scheda 386 riportata nell'elaborato QC1B non è corretta. In particolare le foto e la descrizione sintetica non corrispondono allo stato attuale dell'immobile. Allora, l'ufficio dice, per quello che riguarda questa correzione dell'errore materiale, dice: noi non abbiamo documentazione fotografica sufficiente a chiarire se è un errore o no. Ma in ogni caso, dice l'ufficio, non ti preoccupare, caro cittadino, perché la circostanza non ha alcun effetto. Cioè, cerco di tradurre, poi l'ufficio mi corregge se sbaglio. Siccome è un errore, se ammesso che lo sia, di quadro conoscitivo, non fa niente se c'è questo errore. Non cambia niente dal punto di vista della disciplina urbanistica. Ok? Quindi non c'è messo in condizioni di correggere l'errore perché non c'è documentazione sufficiente, ma non ti preoccupare che anche se ci fosse un errore, problemi non ne hai. Poi si chiede anche qui di inserire appunto il sentiero, ma anche qui la risposta mi sembra analoga, cioè
non abbiamo documentazione sufficiente, ma in ogni caso, se c'è un sentiero esistente, nessuno lo pregiudica. Come vedete, purtroppo la documentazione è scarna, ma insomma il senso è non accolta, ma stai tranquillo che se c'è un sentiero e l'immobile ha certe caratteristiche piuttosto che altre, problemi non ne hai. Ho fatto una sintesi corretta, ufficio? Perfetto. E quindi andrei avanti. Questo qui è un immobile storico, no? Sì. Osservazione 305. Storico 1. Una curiosità. Sì, mi sembra di sì, è rosso rosso. Se è quello rosso rosso, sì, credo, no? Giusto? E Riccardo voleva per curiosità sapere che numero era quel fabbricato lì. Se uno, bisogna vedere la cartografia, Antonella. Riesce a recuperare il PO? Ascoltate, mentre l'Antonella guarda questa cosa che tanto è estranea alle osservazioni, intanto vi illustro quell'altro, ok? Osservazione 305, si chiede di modificare la destinazione urbanistica da parco territoriale P2 a B2, in quanto, diciamo, scusate un attimo, se non è cartografica ce n'avrà un'altra qui, sempre qui, questo elenco qui ci sono. Allora non lo so, dicevo, osservazione 305 chiedono che l'area venga inserita in zona B2, ora in P2, perché si trova interposta per quello lì, 2 rosso. È un 2. È un 2, vabbè, questo riguarda l'osservazione di prima, era una curiosità. È un 2 però lì? Sì. Mi sa che non avrebbero rivisti tanti. No, per me vanno rivisti tutti quelli lì, onestamente, l'ho chiesto per curiosità. Riccardo, ma stiamo parlando d'altro, allora, ma... Ho capito, ma io dico, hai ragione, vanno rivisti tutti quelli. Oh sì. Li rivedrà la prossima amministrazione se li vuole rivedere, ma che vi devo dire? Ora stiamo parlando di un'altra cosa, di un consiglio comunale. No, il consiglio comunale un po', nel senso che non è che può fare le osservazioni al posto dei cittadini il consiglio comunale. Può fare una bella variante la prossima amministrazione e si prende le sue responsabilità. Questa ha corretto gli errori, se ci sono, che poteva correggere con le osservazioni. È stato fatto due questo. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Questo è assurdo. Quello era osservazione 305. Ci possono stare gli errori, Riccardo, per l'amor di Dio. Io ho non capito, lo conosco. Ma andavano guardati bene a chi sia e a chi non mi sa. Non lo so io, però. Cioè, perché non esci da nulla con questa frase? Che stiamo parlando d'altro e che abbiamo dedicato diverse commissioni a questo lavoro? Ma è incredibile, eh? Osservazione, come può essere, no, scudo, non c'entra nulla ora, permettimi, si sta facendo un altro lavoro. Simone, stai tranquillo che tanto non metti paura a nessuno, stai tranquillo. Ma non metto, non sto paura, scusa, non fa un'osservazione, paura a nessuno, il modo arrogante che hai sempre avanti. No, sei te che in questa circostanza sei stato arrogante. Sei inarrogante, hai capito? Scusa, hai capito? Non sei un dittatore. Quindi solo che stiamo parlando d'altro. Hai capito? Prendi da quel piedistallo che hai. Hai capito o no? Perché io non sono del PD. Riccardo. Hai capito o no? Me non mi convinci con i tuoi atteggiamenti. Hai capito? Quindi ascolta una quello cosa che hai da dire. Hai capito o no? Stiamo non parlando mi d'altro. Nulla di quello che dici. Io dico quello che voglio. Riccardo. Che non ti parte la commissione. Riccardo. Sei esterno. Riccardo. Mi devi prendere lei, Jacopo. Non te. Riccardo, ti ripiglio. Ti ripiglio io, state tranquilli. Bravo. Io allora, ti chiedo al presidente di fare stare zitto Simone, che non ha potere di dire niente qui. Che ma come di potere dire? Va bene, andiamo avanti per favore con la prossima osservazione. Sì, allora io dico una cosa alla Michela, perché sono in commissione. Michela, vanno rivisti quelli, sono d'accordo con te. Ma no, non è possibile, ma sì, il nostro lavoro. No, non è più possibile, per carità di Dio. No, però sulla...
La 303 però, ritornando, perché ora volete andare alla 305. Non c'entra niente la 303 con la cosa che ha chiesto Riccardo. Non hai capito. No, Simone. No, Simone, per quello. Però per la 303... Non c'entra niente la cosa che dice Riccardo. Allora, se può stare zitto e illustra solo le pratiche e non entra nella discussione della commissione. Parla, Michela. No, dicevo, l'assessore ha diritto a entrare nella discussione, non ha diritto, quando te lo dico, non ma quando ti parli avanti per... non lo dico. Ora l'avete se vi calmate, dicevo, per la 303, per la discussione che abbiamo fatto prima, volevo chiedere di andare, se c'era la possibilità di andare a vedere sul posto, ma non per lo stabile, ma per la discussione dell'osservazione che si è fatto prima. Scusa Michele, arrivava con Google. Scusa Michela, siccome a me spetta illustrare le osservazioni, sì. L'osservazione 303, l'ufficio sta dicendo che non hanno documentato gli errori, ma sta dicendo che anche se ci fossero non è rilevante, va bene? Cioè al cittadino non gli cambia niente, va bene? Non sono documentati. Quindi l'ufficio gli ha detto: stai tranquillo, anche se ci sono degli errori, non fa niente. Va bene? Quindi gli abbiamo dato la tranquillità che voleva il cittadino. Ok? Quindi è non accolta formalmente, ma nella sostanza è accolta. Perché il cittadino dice: c'è un sentiero esistente, benissimo. Gli dice l'ufficio: non ti preoccupare. Dice poi: la fotografia non mi torna, non ti preoccupare, l'edificio è quello che è. Va bene? Ma dicevo, noi non potevamo andare a vedere come abbiamo visto tante cose? Questo no, ti chiedevo. Cioè, se ci vuoi andare, ma perché dobbiamo perdere tempo inutilmente? Che non serve a niente rispetto allo quando c'è qualcosa che non torna, abbiamo fatto si perde tempo o meno. Perché se io, la Michela e Iacomini decidiamo di andarci, la commissione ci va. Perché la maggioranza, hai capito Simone? Uno decide te. Hai voglia, io ho detto la mia. Non è che perde tempo la commissione, Riccardo. Voglio andarci, chi ve lo impedisce? Riccardo. Allora sta un po' zitto. Un po' quello che chiede individualmente, voglio andarci. Quello ma che sei un arrogante, Simone. Te lo dico, non sono arrogante, è che si sta parlando di un argomento e siamo passati a un altro. Sono arrogante, che è una cosa diversa. Sono corretto, che è una cosa diversa. Sei un arrogante. No, sono corretto. Sei te che sei passato a parlare di un altro argomento all'improvviso. Chi sei? Prego, presidente, all'improvviso scendi da parte. Per favore, non vi posso levare la parola perché non posso da questo. No, anche perché poi non lo posso fare. Non lo posso fare. Però il merito dell'osservazione, quello che chiede il cittadino che ci sta così tanto a cuore nell'esaminarlo, riguarda situazioni che non sono quelle che avevi posto. Del resto, nell'istruttoria dell'ufficio è contenuta la risposta a quelle che sono le sue richieste, compresa la questione della viabilità, che non è diversa, per ricordarlo, a una serie di situazioni che riguardano la viabilità che si sono già viste e esaminate, in cui la situazione dello stato di fatto prevale su qualsiasi tipo di classificazione sia stata data. Fine. Dopodiché andarci su un sentiero con Google Map non è possibile. Quindi voglio dire, di che si parla? Se sull'edificio ci sono stati fatti delle trasformazioni, se sono legittime avranno titolo a esserci, altrimenti è un problema di carattere edilizio e non ci riguarda. Comunque se non c'è la possibilità di andarci, allora non ci si va, questo me lo dirà l'Antonella, se no mettete a verbale che io ci volevo andare con Google e non ci siamo potuti andare. Cioè, ecco, me lo dica l'Antonella se c'è la possibilità di andarci o no. Io lo reputo difficile perché vedendo le fotografie, ecco, mi sembra un po' complesso. Io, scusate, vorrei dire, poi il presidente decide come andare avanti, che questa discussione è nata così, poi basta vedere le registrazioni. Per curiosità, ha detto Riccardo Erra, per curiosità, me lo dite com'è classificato l'edificio? È così, per curiosità. E io ho detto serenamente, siccome credo di essere una persona corretta, ho detto serenamente, andiamo a vedere com'è l'edificio, va bene? Cioè com'è stato classificato. Per curiosità, ha detto Riccardo. Poi l'Antonella ha fatto vedere che era classificato 2
E Riccardo ha buttato lì una frase generale, va bene? Questa roba va rivista tutta. Io mi sono permesso di dire due cose. Uno, che stiamo facendo un'altra cosa, cioè stiamo guardando altre osservazioni, perché quelle sulle classificazioni le abbiamo già viste, va bene? E due, che la commissione e l'amministrazione possono rivedere le cose oggetto di osservazioni. Non è che possono rivedere altre cose. E ho detto semplicemente, la futura amministrazione potrà rivedere nei limiti della legge tutto quello che vorrà, perché quello che non è osservato non lo possiamo rivedere. Anzi, abbiamo già detto noi che se ci sono degli errori materiali, quelle no, magari con una delibera di errori materiali, se ce la farà questa amministrazione, li farà. Dopodiché Riccardo andava avanti, io mi sono permesso di dire che eravamo fuori tema. Tutto qua. Basta vedere le registrazioni, che io ho avuto un atteggiamento, come era mio dovere, non è che voglio dire grazie, era il mio dovere. Ho avuto un atteggiamento verso la commissione. Ma non lo devi dire te, Simone. Lo capisci che te qui devi illustrare la pratica. Se a me mi viene qualcosa da dire, il presidente mi può dire qualcosa. Non sei te, hai capito? Ma io scrivo la mia opinione. Poi no, il presidente non sei. A me mi viene da dire qualcosa. Il presidente può ritenere giusto parlare, se ne può parlare. Oppure dice, no, Riccardo, scusa, Jacopo. Non ho capito bene qual è la posizione. A questo punto è inutile che protraiate la discussione, va bene? Allora, non è pertinente al tipo di osservazione, né a quanto ha richiesto il cittadino, né al nostro lavoro. Quindi è inutile procedere oltre si prosegue con la trattazione delle osservazioni. Se volete lavorare con tranquillità, si può lavorare. Jacopo, ma io non ho questa perplessità dell'edificio. Mi rivolgevo a Riccardo, Michele, dalla prossima osservazione se ne parla, vai. Io per chiudere il discorso volevo sapere dall'Antonella se era possibile tornarci, ma in merito all'osservazione di prima, non per la classificazione dell'edificio. Se era possibile andarlo a vedere come si è fatto per molte altre osservazioni. La perdita di tempo in questa polemica che avete fatto a quest'ora, se c'era la possibilità di andarci con Google, me l'avevate già fatta vedere. Io spero, Riccardo, che dalla prossima osservazione si guarda non sia, diciamo, l'inizio di un atteggiamento non collaborativo. Voglio sperare che sia un attimo di rabbia, perché noi siamo stati corretti e i lavori devono andare avanti per il tempo che serve a verificare le cose che i cittadini ci chiedono. Non dobbiamo né essere frettolosi né perdere del tempo, perché oltretutto ci pagano con dei soldi pubblici, quindi dobbiamo essere accurati, evitando di essere frettolosi, ma evitando anche discussioni. Questa è la mia opinione, la dico con forza, che non c'entrano niente con le osservazioni che stiamo esaminando nel momento in cui le esaminiamo in commissione, perché poi le considerazioni di carattere generale, come tuo diritto, Riccardo, le potrei fare, no, anche in consiglio comunale, permettimi, tutto qua. È la mia opinione, poi il presidente regola i lavori, no, ma l'assessore lo deve dire. Osservazione 305. Ora dico io una cosa, non la chiudite la discussione. No, scusa, io che sono membro della commissione, non mi interessa, Jacopo, non la chiudi l'assessore. Il perdere di tempo ce l'abbiamo noi commissari, in special modo io, perché tutte le volte che convocate una commissione siete mezz'ora di ritardo voi membri della maggioranza, e la perdita di tempo ce l'avete voi, non io, che sono sempre puntualmente preciso. Hai capito? No, voi non ci siete mai precisi. A partire, si guarderà dalla prossima commissione, vediamo che lo si apre. Parli sempre di perdita di tempo e di denaro pubblico, te perdi puntualmente mezz'ora al giorno. Non è vero, basta andare a vedere i membri, anche oggi è iniziata quasi alle 3 perché perdete tempo. Io sono sempre stato collaborativo e le cose io le voglio capire. Vado via anch'io, che ci andare via la commissione termina. Stiamo dando un bello spettacolo. Ad ogni modo, sono mesi che lavoriamo in modo collaborativo. Sì, abbiamo confronti dei cittadini. È chiusa la commissione alle 5:30, è finita. Non lo sai? Non è chiusa la commissione. Presidente, alle 5:30 termina. È convocata di 14:30. Chiude il presidente la commissione. Se te ne vai un altro par di maniche, registriamo che te ne sei andato. Ma la commissione non è. No,
Non è che se la commissione è convocata dalle 14.30 alle 17.00. Io non l'ho chiusa. Se vuoi polemizzare, se vuoi continuare a polemizzare, fallo pure. Non te ne do spazio. Ti vedi domattina. La modalità con cui si deve lavorare è quella che abbiamo tenuto per tanti mesi, non questa di quest'ultima osservazione. Certo. Ci vediamo domattina. Era già terminata, se mi faceva dire due cose era finita lì. Ci vediamo domattina.